Buongiorno a tutti, non vi vediamo adesso. Vediamo. Eccovi qua. Bene, mi pare che si possa partire. Alberto, se vuoi Sì. Facciamo introdurre l'incontro. una piccola introduzione. Innanzitutto, buongiorno a tutti e grazie di esservi collegati a questo evento che è stato organizzato attraverso la scuola ISHAV con la partecipazione eccezionale, direi, di tre Master of Hernia che sono il professor Gossetti, il professor Ipponi e il professor Munegato, che penso siano tre delle maggiori autorità sicuramente italiane riguardo alla chirurgia di parete che hanno da insegnare a tutti noi qualcosa. L'argomento che è stato deciso di trattare questa volta in questo webinar è l'addome complesso e la chirurgia dell'addome complesso, che è un argomento a tutt'oggi molto dibattuto sia in Europa sia negli Stati Uniti. Direi, visto che i partecipanti sono ormai 15, di poter iniziare con le presentazioni, partendo la parola dapprima al professor Gossetti, poi al professor Ipponi e quindi a Gabriele per presentarsi. Grazie Alberto, sono contento di fare questa prima edizione di questo incontro sugli addomi complessi, anche perché per noi come scuola è una novità andare così in web, ma spero che sia uno dei primi, dei lunghi incontri che faremo, anche perché obbligati da questo maledetto Covid-19. Con Pierluigi, con il professor Ipponi e con il professor Monegato abbiamo deciso di incominciare questa serie di incontri proprio per diffondere sempre di più questa problematica sugli addomi complessi. Io sono il responsabile di un'unità prettamente di parete addominale e mi praticamente quotidianamente mi trovo ad affrontare queste situazioni di addome un po' particolari. Gabriele o Ipponi, volete dire qualcosa? A voi la parola. Io innanzitutto vorrei salutare tutti i presenti e mi fa un po' effetto parlare davanti a un computer, insomma, mi sembra essere un po' autistico, però oggettivamente bisogna anche sapersi adattare ai cambiamenti del tempo, all'innovazione e anche alle condizioni contingenti che ci impediscono di potersi incontrare fisicamente. In attesa di poterlo fare, intanto noi continueremo sempre la nostra azione di informazione come scuola ISHAV. E anche come professionisti, anche noi che siamo dall'altra parte, siamo interessati ad imparare qualcosa da voi perché si impara sempre, questo è fuori di dubbio. Quindi, in attesa di incontrarvi di persona, vi saluto tutti e auguro a tutti un buon lavoro. Passo la parola a Gabriele, che è un po' il decano in tutti i sensi, e fra l'altro anche vostro conterraneo, per cui parla in una lingua sicuramente più comprensibile, anche se sono di origine venete. Grazie, grazie in particolare a tutti i partecipanti, come è stato segnalato da tutti. È un evento nuovo che stiamo sperimentando insieme a voi. Ci sono delle relazioni frontali, ma è molto incentrato proprio su cercare di mantenere anche attraverso il web l'interazione fra i partecipanti a questo webinar, in modo che sia veramente uno scambio di opinioni e di un vero confronto. E come sapete, dopo c'era anche una seconda parte dedicata ai casi clinici, in cui ancora di più approfondiremo questo aspetto e speriamo che dopo questi due appuntamenti riusciamo ad inquadrare perlomeno, perché il problema è molto molto complesso e molto ampio, ma perlomeno inquadrare dei parametri, delle linee guida che ci possono così orientare durante il lavoro di tutti i giorni. Un buon lavoro a tutti e buona partecipazione in seguito attraverso webinar. Bene, allora abbiamo terminato con le presentazioni, per cui io direi di iniziare con la prima
relazione che verrà fatta dal professor Ipponi sulla definizione di ernia complessa. Inizia pure. Un cordiale saluto a tutti i colleghi che stanno partecipando a questo webinar promosso dalla Scuola di Chirurgia dell'Ernia e della Parete Addominale ISCHAV, capitolo nazionale della European Hernia Society. Ma prima di iniziare la presentazione vorrei ringraziare sentitamente la ditta Waldner e la ditta Medtronic che ci hanno aiutato e permesso di portare avanti questo progetto di informazione telematica in un momento così difficile di distanziamento sociale. L'argomento che mi è stato affidato è quello della definizione di addome complesso, termine molto frequentemente ascoltato, ma che oggettivamente può apparire privo di significato. Come tutte le patologie, anche quella di parete addominale può nascondere due volti. Il volto della semplicità, che se Dio lo vuole è quello più frequentemente incontrato, ma anche quello della complessità. E guardate bene che la complessità in chirurgia della parete si associa a dei quadri clinici che mettono in difficoltà anche professionisti di comprovata capacità e di elevato skilling professionale. Il termine complesso, da un punto di vista semantico, guardando la lingua italiana e quindi facendo riferimento in questo caso all'enciclopedia Treccani, è antitetico a quello semplice ed è caratterizzato appunto da un aspetto di complicazione, di tortuosità, diciamo, del processo. Il concetto invece di complessità, la teoria della complessità, è invece un aspetto che anch'io mi sono stupito guardando appunto un po' sul web, che riguarda diversi aspetti della cultura, la parte della filosofia, la parte fisica e anche la componente matematica. E nella complessità si dice che qualsiasi fenomeno riferibile a un aspetto matematico che abbia almeno tre variabili diventa complesso, perché non è possibile prevedere quello che può accadere. Cioè, noi sappiamo bene che tre fattori presenti contemporaneamente in un contesto possono dare risultati diversi in base alle interazioni che si verificano fra di loro e con il sistema che li ospita, come nel caso appunto del corpo umano. Chirurgicamente sentiamo spesso parlare di complessità, e la complessità in questo caso viene riferito quando l'intervento rappresenta o meno manifesta una complessità tecnica di esecuzione particolarmente elevata, oppure si associa a tempi di procedura estremamente prolungati e si trova insieme o si associa appunto frequentemente a complicanze peri e postoperatorie di diversa entità. Ma se pensiamo bene, il concetto di complessità noi già lo possiamo apprezzare nella fase più precoce del percorso clinico di un paziente, quando cioè il paziente si presenta alla prima visita. Si capisce che la presenza di comorbidità coesistenti alla patologia per cui lui si è presentato rappresenta un aspetto di complessità. Un concetto di complessità che obbliga a fargli seguire un percorso preoperatorio ottimale che lo porterà ad affrontare l'intervento chirurgico nelle migliori condizioni possibili. Talvolta però l'aspetto di complessità non viene apprezzato nella fase preoperatoria, quindi ci dà tutto il tempo di affrontare il problema, ma sì, lo apprezziamo nella fase intraoperatoria, come succede spesso nell'urgenza, dove i tempi di reazione sono oggettivamente ridotti, oppure quando anche negli interventi lezioni lo scenario clinico può cambiare, come nel caso di una perforazione accidentale o di necessità del tratto digestivo con conseguente contaminazione del campo operatorio. Il concetto però riferito alla parete addominale di complessità ha una sua pietra miliare, rappresentata dalla pubblicazione su Hernia del 2014 ad opera di un gruppo di chirurghi capitanati, così potremmo dire, da Slater, che ha definito con chiarezza, e per cui a noi dovremo fare riferimento a questo gruppo di esperti, nel definire appunto il concetto di complessità della parete addominale.
I concetti, i punti cardine a cui ruota, attraverso cui ruota questo assioma sono fondamentalmente cinque, per cui io ho utilizzato i cerchi olimpici per favorire la memorizzazione di questi aspetti. Il primo è le dimensioni, naturalmente sono le dimensioni del difetto anche da un punto di vista storico. Quando io ho cominciato a fare il chirurgo ed ero molto giovane, per me una cosa complessa lo era quando le dimensioni del problema superavano quelle a cui ero abituato a trattarle. Poi la sede anche del difetto erniario incide sulla sua complessità. L'anamnesi, vedremo come anche lo stato dei tessuti molli, sono due concetti che lì per lì lasciano perplessi, ma poi vedrete che sono abbastanza chiari, come del resto anche lo scenario clinico in cui noi ci troviamo appunto ad operare. Partiamo dall'inizio, le dimensioni. Le dimensioni del difetto erniario, come dicevo prima, sono intuitivamente coinvolte per prima nella valutazione, anche perché insomma è una cosa di solito abbastanza evidente, un difetto erniario di grosse dimensioni. Ma quali sono le dimensioni da cui si deve pensare di parlare di addome complesso? Lo si vede da questa slide dove sostengono appunto che il diametro minimo deve essere maggiore o uguale ai 10 cm. Anche se qualche autore appunto riferisce un valore più basso attorno ai 7 cm, il gruppo che abbiamo precedentemente citato riferisce una dimensione attorno ai 10 cm. Ma oltre l'aspetto bidimensionale, quindi la longitudine e diciamo, il diametro trasverso, c'è da tener conto anche dell'aspetto tridimensionale del difetto erniario. E questo appunto è presentato da un lavoro pubblicato anche questo da Ernia alcuni anni or sono, dove il rapporto del volume del sacco erniario paragonato a quello della cavità addominale deve essere entro un certo range perché sia possibile chiudere la linea mediana. E questo lavoro dimostra come il 20% di volume del sacco erniario permette quasi nel 90% dei casi di ricostruire anatomicamente la parete addominale, quindi di riportare a uno stato anatomo funzionale ottimale e quindi ottenere un risultato funzionale decente. Viceversa, una dimensione del sacco erniario superiore al 20% rende molto difficile la chiusura della linea mediana, dal momento che questa è possibile da raggiungere soltanto nel 12,5% dei casi. L'aspetto volumetrico però ha anche altri risvolti fisiopatologici ben più importanti, potrei dire, specialmente riferendomi alle ernie di voluminose dimensioni, come potrebbe essere quelle con perdita di domicilio di viscere in esse contenute. Tanaka, sempre in un lavoro pubblicato su ernia, dimostra come il volume del sacco erniario possa avere un effetto negativo sulle dinamiche e sulla fisiopatologia del paziente. Lui ha calcolato che il rapporto fra il volume del sacco erniario e quello della cavità addominale, se supera il 25%, quindi se il sacco erniario è un quarto almeno della cavità addominale, porterà sicuramente ad un aumento della pressione intra-addominale. Questo è facilmente intuibile perché i visceri contenuti nel sacco erniario, una volta riposizionati nella cavità, tendono a creare un aumento di pressione, come se noi entriamo in una stanza dove stiamo stretti. Naturalmente questo, quando assume certi valori che potremmo quantificare con una pressione intraaddominale superiore ai 18 mm di mercurio, si instaura il meccanismo della sindrome compartimentale. I visceri riposizionati in addome creano una pressione sulla vena cava, creando uno schiacciamento che riduce il ritorno venoso alle cavità destre cardiache. Naturalmente il minor ritorno venoso viene inizialmente compensato da un aumento della frequenza cardiaca, che però può durare un periodo limitato ad alcune ore, dopodiché avremo un'insufficienza cardiaca acuta. Il primo organo bersaglio, come spesso accade, è proprio il rene, che essendo ipoperfuso porta ad una contrazione della diuresi, che sarà insieme alla tachicardia uno dei primi sintomi associati alla sindrome compartimentale. Ma insieme alla componente renale si potrà cominciare a vedere
un deficit funzionale anche di altri distretti a livello cerebrale per edema legato sempre ad una ipertensione endocranica su base di ristagno venoso, e a livello polmonare sempre per una congestione interstiziale e un peggior scambio gassoso, una ipercapnia ed una ipossia dei tessuti. Ma il bersaglio probabilmente peggiore, il bersaglio che dà degli effetti ancora ben più gravi, è quello proprio intestinale. Perché? Perché la stasi venosa porta un edema marcato della parete intestinale su tutto il distretto splancnico, il quale a sua volta aggrava ancora di più sulla compressione cavale, determinando ancora una riduzione del ritorno venoso e quindi creando un circolo vizioso che noi dobbiamo interrompere nel più breve tempo possibile attraverso la riapertura della parete addominale, quindi creando una laparostomia. Oltre le dimensioni, appunto l'aspetto dimensionale del difetto erniario, è la sede del difetto erniario. Anche questo è intuitivo, è evidente come un lombocele abbia rappresentato una grossa difficoltà fino a poco tempo fa, insomma, creando problemi tecnici ed insuccessi terapeutici in gran parte di noi. Anche un altro aspetto è quello delle ernie parastomali, le quali hanno la duplice componente legata sia alla contaminazione del sito chirurgico, legata appunto alla presenza di feci che escano dallo stoma e quindi una potenziale causa di infezione non solo del sito ma anche della protesi che dobbiamo mettere, ma fondamentalmente anche legato alla parete addominale, essendo un distretto rappresentato da strutture molto esili come i muscoli laterali della parete addominale stessa. Un altro aspetto certamente frequente da vedere, anche se fortunatamente meno del passato, sono i cosiddetti laparoscelli di confine, e questo è l'esempio più eclatante, è il laparoscelle sottocostale destro, esito di una colicistectomia molto spesso eseguita in urgenza, come in questo caso, dove le difficoltà tecniche sono notevoli, legate più che altro alla presenza di un piano osseo, come in questo caso l'arcata costale, meno frequente è la presenza di un difetto in fossa iliaca, più frequentemente a sinistra che non a destra, legata ai casi di incisioni di servizio o conseguenti ad una chirurgia laparoscopica del colon distale. L'altro aspetto, appunto, che dicevamo in passato, che abbiamo accennato in passato, è quello dell'aspetto anamnestico. Il criterio, appunto, di complessità di una patologia erniaria si poggia anche sugli aspetti anamnestici che abbiamo già descritto quando noi vediamo per la prima volta il paziente. Effettivamente la presenza di comorbilità sono quelle più intuitive, lo dicevamo prima, però di queste comorbilità come età avanzata, diabete, terapia steroidea o immunosoppressiva, l'utilizzo abituale di tabacco, un precario stato nutrizionale che è altrettanto pericoloso quanto l'obesità e una broncopatia cronica ostruttiva sono sicuramente dei fattori che talvolta presenti in più espressioni possono incidere negativamente sull'evoluzione clinica del trattamento di un difetto della parete addominale. Come? È abbastanza semplice. Il primo gruppo, cioè età avanzata, diabete, terapia steroidea, fumo di tabacco e precario stato nutrizionale, agiscono alterando i processi di guarigione, quindi alterando il wound healing, possono creare problemi di cicatrizzazione e diciamo di guarigione della ferita stessa, portando talvolta a delle ferite croniche. Mentre la broncopatia cronica ostruttiva e l'obesità possono rendere complesso la riparazione di difetti a causa di una ipertensione endoaddominale che molto spesso troviamo associata a queste due comorbilità. Ma oltre alla comorbilità, nell'anamnesi può essere interessante scoprire che il paziente ha avuto una eventrazione in seguito ad un pregresso intervento chirurgico. In questo caso, come vedete nella slide, sicuramente il paziente che non ha subito una riparazione in un tempo, come invece ha subito poi il paziente che vedete nell'immagine,
presenterà un quadro anatomico estremamente complesso, con una deriva dei muscoli retti addominali laterale che sarà difficile da poter riparare. Oltre all'eventazione, nell'anamnesi molto importante un'eventuale infezione del materiale proteseo. Se il paziente viene da voi perché ha un quadro diciamo erniario associato ad un pregresso intervento dove c'è un'infezione del materiale impiantato, certamente questo lo rende più complesso rispetto ad un paziente che ha una recidiva senza infezione protesica. In questo caso vedete una protesi intraperitoneale che ha subito un processo infettivo e in questo caso, come potete vedere la presenza di un biofilm, quella patina avorio che vedete sul margine inferiore della protesi, esige l'espianto protesico perché il trattamento antibiotico è del tutto inutile. E credetemi, la rimozione di una protesi intraperitoneale, come in questo caso, non è una impresa del tutto facile. Anche la recidiva su protesi è altrettanto complessa e qui io credo che siamo di fronte a un quadro radiologico di estrema complessità, perché non solo si ha una recidiva in un riparazione bridge di un difetto erniario, ma abbiamo anche un sieroma, anche se capsulato, che poi si rivelerà infetto, ed un'infezione dei tessuti molli sottocutanei ed un'infezione della protesi stessa, essendo appunto un PTF, dove in questo caso l'unico trattamento consentito e corretto è quello della rimozione protesica stessa, e quindi una grossa complessità, credetemi. Altro aspetto anamnestico che può impattare sulla complessità di un quadro clinico è se il paziente ha già subito una component separation ed è recidivato un problema. In questo caso noi abbiamo già un sistema, diciamo, parietale alterato e debole, che noi potremmo ulteriormente indebolire eseguendo un'altra component separation, come è stato fatto in questo caso. Questa paziente, operata da me, per la quarta volta, diciamo, per una patologia recidiva, io ho operato la quarta, la tre naturalmente le hanno operate presso altre sedi, però insomma io ho eseguito il quarto intervento, ho fatto un anterior component separation, la paziente è ritornata dopo alcuni mesi, circa 6 mesi, manifestando questo lombocele. Naturalmente è stata riportata in sala, è stato riaffrontato il percorso per via mediana ed è stata messa una protesi a protezione appunto anche del distretto laterale, secondo tecnica di Carbonel Tatai, con eccellenti risultati. Infine, lo scenario clinico che rappresenta, diciamo, croce e delizia per tutti i chirurghi. Quello più frequentemente, l'episodio più frequentemente incontrato è quello dell'urgenza. Urgenza dove vedete questa paziente che manifesta i segni di una sofferenza cutanea da laparoscele appunto incarcerato. Però questa paziente ha anche altri aspetti, non solo è un quadro in urgenza, ma è anche una paziente obesa, con affetta da broncopatia cronica ostruttiva e da diabete, per cui mettiamo insieme tutti questi fattori e quindi l'indice di predittività dell'evoluzione del quadro clinico diventa estremamente complicato. Oltre l'urgenza, come abbiamo visto prima, la rimozione di una protesi intraperitoneale è una tecnica, è una condizione di estrema difficoltà, di estrema complessità, sia per il chirurgo che anche per le conseguenze che può subire il paziente. Una resezione intestinale, cioè, come dicevo prima, dover fare, come in questo caso, un debulking viscerale per un voluminoso difetto di parete con perdita di domicilio. In questo caso, se si voleva appunto raggiungere una ricostruzione anatomica della parete addominale, bisognava necessariamente arrivare ad un debulking, cioè all'asportazione, in questo caso, del colon destro, che inizialmente non è stato sufficiente ed è stato esteso anche ad una porzione estesa di tenue, in maniera tale da ridurre il rischio di sindrome compartimentale, che effettivamente non si è verificata, lasciando un decorso post-operatorio del tutto regolare.
L'esecuzione appunto di component separation, abbiamo visto, può essere da un punto di vista di scenario clinico, cioè proprio mentre la stiamo facendo, una causa di complessità. Perché? Perché oltre a destabilizzare, come abbiamo detto, il rachide dorso lombare, l'esecuzione di una component separation può essere, diciamo, causa di complicazioni, come nel caso appunto di sieromi o ematomi o sanguinamenti che possono richiedere un reintervento. Sappiate che l'incidenza di complicazioni in letteratura per component separation si aggira attorno al 20%, quindi non è una incidenza bassa, anzi direi statisticamente significativa. L'altro aspetto che possiamo presentare è quello della coesistenza, diciamo, di più difetti di parete e tutti anche di zone anatomiche particolarmente sfavorevoli. Questo caso clinico prestatomi cortesemente dal professor Gossetti e dal professor Negro ne è testimonianza. Una paziente operata di Miles manifesta sia un'ernia parastomale, che già un problema risolverla chirurgicamente, ma anche un'ernia perineale, e qui credo che siamo a livelli di difficoltà stratosferici. Infine, lo stato dei tessuti molli. Anch'io lì per lì ho capito male, ma cosa significano i tessuti molli? Come possono influenzare, diciamo, l'evoluzione e la complessità, diciamo, di un quadro clinico? Beh, è molto semplice. Guardate, la denervazione che può conseguire a certe procedure chirurgiche, come in questo caso, questo è un paziente afflitto da morbo di von Recklinghausen, sottoposto ad asportazione di una massa surrenalica, poi rilevatasi appunto neurofibroma, ha lesionato delle fibre nervose, dei muscoli lombari e intercostali, che ha portato a una completa atrofia muscolare dei muscoli laterali dell'addome, per cui è esitato appunto questo lombocele. Oltre alla denervazione, anche la contaminazione. Un tessuto contaminato a livello dei tessuti molli, come in questo caso, se dobbiamo procedere ad una riparazione, è sicuramente un problema ed un ostacolo, e che ci deve porre certe domande e certe strategie chirurgiche che verranno poi presentate dai colleghi che mi seguiranno. In questo caso, un altro aspetto molto importante che riguarda i tessuti molli, che non sono solo la cute sottocutanea, ma anche i tessuti muscolari, le fasce, le aponeurosi, questo è un caso clinico paradigmatico. Paziente già operata 17 volte, di cui 13 per difetti della parete addominale, che presenta una recidiva con perdita di domicilio. Vi posso garantire che in questo caso l'anatomia umana non era più rappresentata, e soltanto con l'esperienza sono riuscito a portare in fondo l'intervento facendo una Corbonel Tatai, e la paziente, che è stata rivalutata poche settimane or sono, a distanza di 4 anni non presenta nessuna recidiva, se Dio vuole, della patologia erniaria. Altro aspetto è la perdita di sostanza, fortunatamente rara, però estremamente complessa, perché noi per riparare abbiamo bisogno dei tessuti oltre dei materiali protesici, e nel caso di una lesione traumatica da cintura, come capita talvolta di vedere a livello lombare, può capitare anche più raramente, ma questo caso è un caso di un tumore appunto del mixoma del muscolo retto addominale, che ha richiesto una vasta exeresi e quindi una demolizione ampia della parete addominale a sinistra, e quindi con una ricostruzione successiva protesica in materiale biologico che, anche se recente, insomma, sta dando buoni risultati, anche se per giudicarla credo sia necessario ancora attendere un paio di anni. L'altro aspetto è la presenza di una fistola enterocutanea, e questo è un grave quadro clinico in un paziente straniero che ha subito un intervento iniziale post-traumatico per lesione del fegato, seguito da 4 tentativi di ricostruzione della parete addominale, sempre recidivati, finché nell'ultimo caso si è verificata una fistola enterocutanea, una fistola sul trasverso atmosferica, che è stata trattata in un tempo solo, cioè abbiamo provveduto alla
ricostruzione non solo della parete addominale con un impianto biologico, ma anche alla riparazione appunto del tramite fistoloso e alla liberazione di tutte le aderenze che abbiamo trovato e all'asportazione dei materiali protesici impiantati. È stato un bell'intervento che ci ha dato notevoli soddisfazioni. Ed ultimo, appunto, le ferite croniche che talvolta si associano appunto a voluminosi laparoscele. Qui vedete un voluminoso laparoscele con perdita di domicilio in un paziente broncopatico diabetico che manifestava estese ulcerazioni cutanee. Questo rappresenta un'ulteriore complessità nel processo di riparazione, per cui non abbiamo talvolta stoffa sufficiente di cute per rivestire appunto la ferita, e quindi la mancanza, diciamo, di tessuto cutaneo può rappresentare una condizione che favorisce eventuali processi infettivi che possono estenderti anche alla protesi impiantata. Ultimo, the last but not the least, l'open abdomen. La presenza di un quadro clinico appunto di sindrome compartimentale che ha richiesto il confezionamento di un open abdomen è vero che salva la vita al paziente, ma complica la vita al chirurgo che si trova a cingere a richiuderla. Se questa chiusura viene protratta, purtroppo noi abbiamo a disposizione solo una tecnica, quella della riparazione bridge, che però dà scarsi risultati, quindi noi bisogna agire in un lasso di tempo abbastanza circoscritto, 7-10 giorni, in maniera tale da poter ottenere, con i vari artifici che verranno illustrati dai colleghi che mi seguono, la ricostruzione anche della linea mediana con ottimi risultati. Questo è un paziente giovanissimo di 25 anni, HIV positivo, operato per peritonite acuta, che sottoposto alla parostomia è stato poi successivamente ricostruito attorno all'ottava nona giornata con tecnica di Carbonel Tatai e con eccellenti risultati, visto il mese scorso a distanza ormai di 2 anni, perfettamente stabilizzato l'addome e non c'è assolutamente ripresa di patologia erniaria, e anche il paziente alla terapia retrovirale ha giovato notevolmente, quindi si trova in uno stato di salute accettabile. Quindi, per concludere, la definizione, la presenza quindi delle dimensioni, l'anamnesi, la sede del difetto, lo stato dei tessuti molli e lo scenario clinico concorrono tutti insieme a definire la complessità di un addome per quanto riguarda la patologia di parete. Non è finita qui, perché? Perché diciamo, questo fardello che noi dobbiamo prendere e trasformarci in novelli atlanti ha un risvolto, il risvolto quello di gestire appunto questa complessità già dalla fase preoperatoria, come abbiamo detto. Questo ci serve sia a noi per diciamo, rendere edotto il paziente appunto che non si tratta di un intervento semplice, e quindi la presenza di comorbilità si associa ad una qualità di rischio piuttosto basso, però pur sempre presente, che diventa medio quando l'intervento viene eseguito in urgenza e magari si deve procedere ad una rimozione protesica oppure a fare una resezione intestinale, o quando le dimensioni dell'ernia superano una certa dimensione, come detto, più maggiore o uguale appunto ai 10 cm sul piano sagittale. E il rischio naturalmente diventa elevato quando dovremo trattare un open abdomen oppure un'infezione del sito chirurgico o pazienti con un'infezione protesica, per non parlare naturalmente quando dovremo trattare anche la presenza di una fistola enterocutanea. Quindi tutto questo a noi serve per gestire il paziente sia nella fase preoperatoria, e quindi adottare una strategia che consenta, come dicevo all'inizio, una condizione, portare il paziente ad una condizione ottimale, quindi ridurre il rischio di complicanze post-operatorie, ma nello stesso tempo anche economicistico, cioè la strategia porta ad una riduzione delle complicanze, quindi a un minor stazionamento in ospedale e quindi ad un minor costo, diciamo, della procedura che viene associata.
Con questo io avrei terminato e vi vorrei salutare con questa frase, bellissima secondo me, scritta da Albert Einstein a proposito della crisi economica e sociale del 29, che ha grandi analogie con quella che stiamo attraversando post-Covid. Noi bisogna avere il coraggio e avere la capacità di superare questa fase di angoscia, di negativismo e abbandonare ogni forma di passività, ma reagire come stiamo cercando di fare noi, di portare la luce dopo tante ombre, non solo nelle nostre vite quotidiane, ma anche nella nostra professione, e godere di queste soddisfazioni dei pazienti che, sebbene complessi, ci salutano soddisfatti dopo un iter tortuoso ed una procedura complicata, ma con una speranza di poter avere una migliore qualità di vita. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi saluto caramente. Bene, aspettiamo che si colleghino tutti i relatori. Poni, Gabriele, aspettiamo, eccovi qua. Bellissima e interessantissima relazione, Pierluigi, complimenti, complimenti. Allora, intanto vorrei vedere se ci sono domande. Intanto che magari le persone, eccone qua una, vediamo subito, viene dal dottor Stefano Corso, a cui possiamo dare la parola. Buongiorno a tutti, buongiorno professor Ripponi, buongiorno al professor Gossetti, al dottor Monegato. Sono Stefano Corso, vengo dalla chirurgia di Piove di Sacco. Riguardo lo stato dei tessuti molli, non so, le sarà sicuramente capitato di trattare delle persone già dei pazienti già irradiati per capparetti che hanno avuto la proceli e complicanze sulla proceli. Ecco, io ricordo una quando lavoravo in Toscana dal dottor Gia, una paziente molto complessa, radiotrattata per un tumore del retto, laparoscele complesso, ernia parastomale, infezione di rete parastomale, fistola enterocutanea attraverso la rete protesica mediana, che è stata trattata in due tempi con l'asportazione della rete protesica, e successivamente, a distanza di 2-3 giorni da prostomia, è stata messa una rete biologica che ho seguito fin quando è guarita. Però ecco, anche lo stato, perché se nell'anamnesi ovviamente le pregresse irradiazioni sono una condizione che nel microcircolo possono alterare quelli che sono tutti i processi di cicatrizzazione a livello, insomma, di tenuta anche di rete protesiche e rischio anche di solo infezioni, mi pare. E di recente mi è capitato anche un altro ragazzo che abbiamo operato qui per di un'emicolettomia sinistra laparoscopica. Noi siamo soliti estrarre il pezzo anatomico attraverso una Fannestil. Un ragazzo di 120 kg per 1,90, 1,95, che ha presentato poi un lavacere su Fannestil. Penso che sia stato il primo nella mia vita che abbia mai visto. Corretto e trattato attraverso una RIVS, abbiamo trovato dei punti di aggancio che ha tenuto, tra l'altro abbiamo rifatto anche buon attacco nel post-operatorio. Il paziente però ha un piccolo difetto che produce cicatrici ipertrofiche, e quindi mi sono ritrovato a distanza di 4-5 mesi una cicatrice che non è tanto bella. La rete tiene, ha una diastasi dei retti superiore, ha fatto comunque una RIVS, però ha avuto un cedimento parietale ingrassato, tra l'altro, di un'altra decina di chili, e quindi mi sono trovato un pochino in difficoltà, però per fortuna quella rete ha tenuto. Ecco, volevo soltanto sapere se lei, professore, aveva delle esperienze, quindi nei pazienti radiotrattati oppure nei pazienti che hanno delle alterazioni della cicatrizzazione. Grazie. Ti ringrazio e anzi mi fa piacere, fra l'altro, che tu abbia lavorato con Gia, con Liano, che è un caro amico e anche un bravo maestro. E, allora sì, rientrano in quei soggetti dei tessuti molli che hanno, che presentano, diciamo, che altre alterazioni del sistema immunitario.
l'immunodepressione non soltanto agisce a livello immunitario, è vero, agisce anche a livello di microcircolo e quindi nel wound healing. Oltretutto la radioterapia ha effetti negativi anche sulla parte viscerale del distretto splacido, per cui le adesiolisi sono estremamente prolungate e rischiose, per cui si può indebolire la struttura del tubo intestinale e quindi avere un rischio di deiscenza e quindi di fistolizzazione. Quindi estrema cautela quando operiamo questi pazienti, però il fatto di avere un trattamento radioterapico non significa che noi dobbiamo evitare di affrontarli, ma li dobbiamo affrontare nelle migliori condizioni possibili. Quindi il trattamento protesico possibilmente deve essere sempre eseguito con reti in profondità. Io parlavo, non so se hai sentito dire, la tecnica di Tatai Carbonell, che è una tecnica, penso che esporranno i colleghi che verranno dopo, è una tecnica che prevede in parte il posizionamento di una protesi nel sottocuto, e questo non lo puoi fare in un soggetto che ha subito una radioterapia. Perché? Perché gli effetti, diciamo, di sclerosi rendono molto difficile e fragile il tessuto sottocutaneo, che si infetta e si ischemizza con estrema facilità. Il nostro lavoro è un lavoro apparentemente semplice, lo dicevo prima, la chirurgia degli addomini complessi è una chirurgia dove bisogna avere esperienza, conoscenza del paziente, conoscenza della fisiopatologia e più che altro una grandissima esperienza, diciamo, in questo settore, dove tu devi avere un piano A, un piano B e molto spesso anche un piano C, perché nessun paziente è uguale all'altro. Quindi io e i pazienti che ho trattato nelle condizioni in cui tu descrivi non è che siano tantissimi, insomma saranno 5-6 pazienti, però devo dire che anch'io ho avuto all'inizio dei piccoli problemi che ho cercato di risolvere con l'esperienza. Per esempio, una cosa che ti consiglio quando tu hai questi pazienti, cerca di usare sulla ferita la VAC therapy, cioè il Prevena, che è un buon sistema per evitare le eventuali complicanze locali della ferita chirurgica in soggetti che sono particolarmente disposti. Io da quando uso questo presidio, ormai ne ho piantati più di 150, devo dire che questo gap che c'è fra laparoscopia e tecniche open per quanto riguarda le complicanze del sito chirurgico, io devo dire che con la Prevena, quindi medicazione a pressione negativa. Tecnica riparativa, naturalmente bisogna cercare di mettere il materiale protesico più in profondità, non intraperitoneale naturalmente, ma nello spazio retromuscolare con tecnica secondo RIV, stando attenti ai materiali che si usano. Oggi bisogna diciamo conoscere bene i materiali. Noi conosciamo tutti delle staple, dei vari energy che ci vengono, diciamo, passati dalle aziende. Conosciamo le differenze fra le capsule, diciamo, oro oppure viola delle nostre strutturatrici, ma non credo, e onestamente, che conosciamo le caratteristiche dei materiali che utilizziamo in chirurgia erniaria. In questo caso io reputo, nel caso specifico, nella domanda che mi hai posto, utilizzare materiali a poro largo di medio peso. Guarda, le lightweight non sono protesi, secondo me, sempre da consigliare, specialmente in soggetti che hanno un body mass index elevato, perché sviluppano pressioni addominali elevate tali da poter causare un cedimento meccanico della protesi. Per cui in questo caso è consigliabile andare su dei pesi attorno agli 80-100, dai 60 ai 100 grammi per metro quadro, con una porosità diciamo attorno agli 1,5 mm di poro, quindi protesi a poro stretto come il Prolene non sono proprio indicate, e possibilmente con un poro esagonale. Perché esagonale? Perché l'esagonalità permette una distribuzione meccanica delle tensioni più fisiologica e inoltre permette un wound healing, cioè un'penetrazione del tessuto di granulazione, quindi un'incorporazione della protesi in maniera molto più fisiologica. Se poi tu vuoi essere ancora più attento, uso un materiale idrofilico, come può essere il poliestere, che dà, diciamo, una capacità biologica di risposta da parte dell'ospite migliore rispetto ad un prodotto idrofobico come potrebbe essere il polipropilene. Okay, spero di essere stato esaustivo. Grazie, professore. Ci sono altre domande? Vediamo.
non vedo manine alzate. Pierluigi, com'è che un chirurgo non crea un addome complesso? Innanzitutto, come si dice, primo non nocere, cioè quindi noi bisogna cercare a monte. Noi che facciamo chirurgia di parete siamo, scusa, i colleghi mi scusino il paragone, siamo gli spazzini, cioè raccogliamo tutti gli scarti dei chirurghi bravi, che però sono bravi fino a un certo punto. La insorgenza di un laparoscele è molto spesso dipende una parte dal paziente, un po' anche da parte nostra, in certe ingenuità tecniche. È vero che la chiusura della parete è la fase tardiva di un intervento complesso e molto spesso viene un pochino abbandonata, non dico negletta, ma insomma il soggetto è stanco, quindi lo fa in maniera forse un po' troppo rilassata, e gli errori, lo sapete, si fanno quando ci rilassiamo eccessivamente, ma spesso è fatto anche dal chirurgo meno esperto, e questo fa parte della sua curva di apprendimento. Quindi c'è da una parte lo skill del chirurgo, dall'altro c'è anche i materiali che noi utilizziamo. Io sono provocatorio, ma io vedo che gran parte, e vi faccio una domanda, che gran parte delle brecce laparoscopiche vengano chiuse ancora con il Vicryl, perché apparentemente purtroppo è l'unico che ha 5 ottavi di cerchio, anche se non è vero, perché vi posso assicurare che esiste un altro tipo di materiale, PDS, polidiossannone, che ha un 5 ottavi di cerchio, basta chiederlo. Quindi noi, chiudendo le aponeurosi con un filo a rapido riassorbimento, già creiamo i presupposti perché si possa sviluppare un laparoscele. Terza ed ultima cosa, purtroppo, la tecnica chirurgica è importante, perché molto spesso gli addomi complessi, se possono confermare anche gli altri colleghi, nascono come piccole ernie. Io ho trovato l'esempio che non ho detto, ma insomma l'esempio eclatante è l'ernia ombelicale. Il paziente viene operato di ernia ombelicale, viene fatta una raffia la prima volta perché è piccola, recidiva, e lo dimostra anche le linee guida che sono uscite oggi della European Hernia Society, dove si consiglia sempre materiale protesico. Quindi recidiva, si mette il materiale protesico un po', come si può dire, un po' in maniera superficiale, uso un termine brutto, alla carlona, recidiva, e da lì comincia il calvario del paziente. Un intervento dietro l'altro, si infetta il plug, talvolta si usa il plug a livello ombelicale, e da lì si entra in una nassa in cui poi ci troviamo quei quadri che vi ho fatto vedere successivamente. Quindi, prima di tutto, è cercare di evitare di prendere sotto gamba questo tipo di patologia. E come dico ai più giovani che vengono da me alla specializzazione, gli dico sempre: ragazzi, ricordate, noi siamo dei cecchini. Tutta la chirurgia protesica, noi abbiamo one shot, one kill, perché se dobbiamo sparare un secondo colpo sono problemi. Noi dobbiamo essere risolutivi fin dall'inizio. E quando ci accorgiamo che c'è un laparoscele, non aspettiamo, tanto indietro non torna, va solo a peggiorare. E se non ci sentiamo onestamente in grado di risolverlo, affidarlo a chi ha maggiore esperienza di noi. Basta. E allora, ci sono domande? Vediamo, perché sennò io posso tartassare ancora il professor Ipponi. Ho le spalle larghe, non ti preoccupare, Alberto. E allora una curiosità, reti come prevenzione, sia per incisioni mediane, sia per le stomie? Allora, guarda, due eventi differenti. Sì, bellissimo, questo mi fa morire. Allora, partiamo dalle incisioni, che poi tu dicevi il mediane. Allora, le incisioni devono essere in teoria protette, anche le trasversali. È vero che le incisioni trasversali hanno una netta inferiore incidenza di laparoscele, però anche quelle talvolta, come ha sentito il collega sul Fannestil, ma lo troviamo anche nelle incisioni di servizio, insomma, fatte magari non proprio Fannestil, ma più spostate in fossa iliaca. Quindi in certi casi, in soggetti particolari, in soggetti obesi, in soggetti che hanno una familiarità di collagenopatia, bisogna prenderne in considerazione. Purtroppo non c'è molta letteratura. Gli statunitensi, che hanno cominciato a farla prima di noi, suggeriscono, cioè hanno notato alcuni aspetti. È vero, sì, si può ridurre
l'incidenza dei laparosceli. E questo è molto valido, per esempio, nella chirurgia degli aneurismi dell'aorta addominale open, dove hanno un'incidenza della laparoscele attorno al 50-55%, quindi lì la prevenzione può svolgere un ruolo molto importante. Però hanno notato un aspetto, diciamo, abbastanza, un bias abbastanza importante: sono aumentate drammaticamente le complicanze perioperatorie, le surgical size occurrenze e surgical site infection sono statisticamente aumentate. Tu lo sai che i sistemi per fare prevenzione si tratta di mettere la protesi on-lay oppure sub-lay. Ora tu capisci che la on-lay espone il rischio di infezione essendo una protesi sottocutanea. Pazienti che hanno avuto il tessuto sottocutaneo, specialmente negli obesi, esposto all'aria per lungo tempo, 4-5 ore per procedure lunghe, quindi è un tessuto ischemico, quindi facilmente si presta all'infezione. Viceversa, la tecnica ideale sarebbe di metterla sub-lay. La sub-lay, quindi è la tecnica di RIV, tu sottoponi un paziente che ha già subito un intervento di 4-5 ore, come per esempio un aneurisma in urgenza, ad un altro intervento di 1 ora e mezzo per ricavare i piani anatomici dei muscoli retti e chiuderlo, insomma. Si va su dei tempi, diciamo, di procedura che poi non ci stupiamo se magari non gli viene un'infezione del sito chirurgico, ma poi gli viene una bella broncopolmonite. Poi, per quanto riguarda le parastomali, ti dico una cosa e basta, poi se no sono noioso. Se si imparasse bene a fare le stomie, forse sarebbe meglio. Perché io, guardate, lo vedo anche i miei colleghi più anziani, è il discorso della chiusura della parete addominale. Siamo più stanchi quando si fa la stomia alla parte finale e non viene fatta bene. Io mi ricordo il mio vecchio direttore del periodo universitario, il professor Lodi, che era un soggetto fisicamente molto particolare, poteva essere partecipare come attore in un film di vampiri, no? Perché era alto 1,90 m, era un marfanoide, poi è morto in un incidente stradale. E lui aveva queste dita lunghissime, questi indici che saranno stati 12-15 centimetri. Quando lui faceva l'astomia, lui scavava il peritoneo, cioè ricavava lo spazio preperitoneale e quindi non la metteva nello stesso punto, cioè non andava diretto a aprire la guaina posteriore del retto, passare attraverso il muscolo e poi la guaina anteriore. Ma lui la faceva fare una chicane. Ecco, io non ho mai visto, e sono stato in clinica per tanti anni, una ernia parastomale nelle stomie, nelle colostomie che faceva il professor Lotti. Io invece vedo tantissime ernie parastomali che sono responsabile anch'io, perché è più facile fare un tassello, un buco diretto, e naturalmente quello è gravato dall'80% di ernie parastomali. Quindi se noi imparassimo a farle per bene, facendo fare una chicane, come si dice, tecnica extraperitoneale, al colon, probabilmente, io credo, anche una protesi potrebbe essere evitata, perché una protesi è sempre un corpo estraneo che può decubitare. Ci sono tanti che hanno avuto dei problemi di decubito della protesi, specialmente utilizzando materiali rigidi, ad alto peso, a maglia fitta, che hanno decubitato sulle pareti del colon, creando fistole. Quindi io credo, riappropriamo le nostre tecniche anziane di confezionamento, di stomia, e probabilmente la protesi non la potremmo anche evitare. Bene, bene, bene. Allora, adesso direi di passare la parola al mio conterraneo, il professor Gabriele Munegato, che ci dirà quali tecniche utilizzare, e partendo dalla river stoppa fino alla component separation. A te, Gabriele. Beh, io direi andiamo con la relazione direttamente dopo questa dotta. Un caro saluto a tutti e benvenuti in questa classroom dedicata all'addome complesso nella chirurgia della parete addominale. Io sono Gabriele Munegato, lavoro attualmente presso la chirurgia dell'ospedale San Camillo di Treviso, e oggetto di questa mia chiacchierata è l'esame e l'evoluzione delle tecniche chirurgiche dalla RIV stoppa alla component separation, tecniche chirurgiche appunto ideali per questo tipo di correzione chirurgica. Prima di addentrarmi in questo tema,
Permettetemi però di riservare una breve nota biografica a questi due giganti della chirurgia parietale, RIBS e Stoppard. Come vedete, i punti in comune sono molteplici, vanno dall'iniziale esperienza professionale nel Nord Africa al ritorno in Francia, alla direzione universitaria e ospedaliera della chirurgia a Reims e ad Amiens, amicissimi, tanto da passare le ferie in barca insieme. Hanno in comune anche la formazione come anatomisti, che ha portato Reeves a esplorare la regione retromuscolare e a Stoppard lo spazio preperitoneale ipogastrico, pionieri nell'uso delle protesi e fondatori del GREPAD, da cui è derivata l'European Hernia Society. La loro tecnica, la laparoplastica protesica, secondo Reeves Stoppard, è nota in tutto il mondo e in Nord America è chiamata in modo più ancora semplificativo come la French Operation. È una tecnica sulla quale non mi dilungo per quanto riguarda gli aspetti tecnici, che do per scontati. Comunque i risultati che sono ottenuti con questa metodica sono ottimali e merita senz'altro una standing ovation da parte di tutta la platea chirurgica. Ma analizziamo un po' in dettaglio la RIBS Stoppard. C'è nella RIBS Stoppard una componente senz'altro di tipo anatomico. L'utilizzo dello spazio retromuscolare, il liberare i retti dalla loro fascia posteriore, ha determinato la creazione proprio di uno spazio su cui adagiare la protesi e si è visto negli anni che questa localizzazione protesica è la migliore per ottenere l'integrazione della protesi stessa. Accanto a questo aspetto anatomico c'è però un aspetto funzionale, che è quello determinato dal concetto base, tutto sommato, della RIBS Stoppard, che è quello di ottenere, di mettere come obiettivo il reinserimento sulla linea mediana dei muscoli retti, perché sappiamo che quando si crea un laparocele si crea una debolezza sulla linea mediana, i retti non hanno nessun opponente, per cui danno via libera all'azione diastasante dei muscoli laterali dei retti, che sono proprio gli opponenti, i muscoli opponenti a questo muscolo. Capita così che si ha un progressivo allargamento del difetto parietale e solo riportando i retti sulla linea mediana possiamo contrastare questo effetto diastasante dei muscoli laterali. Ecco dunque l'insieme del concetto di riparazione anatomico-funzionale della RIBS Stoppard. Sottolineo un po' con questo cerchio rosso questo distretto, è distretto che poi andremo ad esplorare, perché la RIBS Stoppard si concentra soprattutto sulla linea mediana, la component separation invece vedremo poi si concentra soprattutto su questa zona di unione, diciamo, fra muscoli retti e muscoli laterali dell'addome. Ha funzionato sempre la RIBS Stoppard? No, la RIBS Stoppard quando nei grandi laparocelli, quando ci sono ampi difetti di parete, quando si creano quelle condizioni di perdita di domicilio, tutto sommato dà un grosso problema, perché non sempre si riesce ad ottenere questo reintegro dei retti sulla cerniera mediana, e questo apre un duplice problema che a volte è stato difficile risolvere. Uno è un problema ancora di tipo anatomico, cioè quando non c'è stoffa, quando c'è una carenza di fascia o di parete posteriore peritoneo fasciale, è difficile ottenere la chiusura dell'addome. Dopo c'è anche, oltre a questo aspetto anatomico, un aspetto fisiologico, cioè quello di riuscire a reintegrare i retti e quindi chiudere la parete addominale senza tuttavia aumentare la pressione all'interno dell'addome e quindi evitare il rischio di una sindrome compartimentale. Le soluzioni a queste situazioni sostanzialmente si è ottenuta attraverso il ricorso di protesi vicarianti, e qui sotto abbiamo una foto, vedete, un po' sfocata, ma degli anni 80, un intervento del professor Trivellini, altro grande della chirurgia parietale italiana, che ha introdotto l'uso appunto di queste, lui utilizzava un patch di Vicryl suturato ai margini dei difetti fasciali per ottenere questa chiusura senza aumento di pressione. Ultimamente si sono sviluppate le protesi composite o altre protesi ancora più complesse, tipo questa, con due piani protesici, uno film di propilene e l'altro in rete, che vanno, il film inferiore va fissato sempre ai bordi del difetto parietale.
Dunque abbiamo visto che la proplastica di Rivestoppà, che sembrava offrire la soluzione per tutte quante le situazioni, in realtà poneva dei grossi problemi in queste situazioni che abbiamo visto di grandi laparocelli con difetto di domicilio della cavità addominale. E l'evoluzione logica sostanzialmente a questa Rivestoppà è stata la component separation. Component separation, come abbiamo visto, sposta completamente il livello concettuale dalla linea mediana, dal comparto centrale, diciamo, dei retti e del reinserimento sulla linea mediana, lo sposta lateralmente, vedremo dopo con approccio anteriore e posteriore, ma comunque lo sposta lateralmente cercando attraverso la mobilizzazione dei retti che si ottiene con l'incisione delle connessioni con i muscoli, connessioni fra retti e muscoli laterali, questa mobilizzazione dà una maggiore possibilità di scivolamento del comparto centrale e quindi dà una maggiore possibilità di chiusura in modo agevole anche di questi grandi laparocelli. Dunque l'aspetto concettuale è si sposta sul piano laterale e si sposta soprattutto sulla incisione di queste connessioni fra retto e muscoli laterali per liberare ulteriormente lo scivolamento muscolo fasciale. Come sapete senz'altro, la separazione dei componenti prevede una separazione anteriore che coinvolge il muscolo obliquo esterno e che si realizza attraverso l'incisione lateralmente alla linea semilunare di circa un centimetro lungo tutto quanto la lunghezza dell'addome. Questa l'incisione della fascia determina la liberazione dei retti da tutto quanto il comparto rappresentato dal muscolo obliquo esterno. C'è poi una separazione posteriore che invece interessa sopra il muscolo trasverso sostanzialmente. Anche in questo caso abbiamo due accessi, uno che praticamente mobilizza il piano del trasverso attraverso l'incisione e la dissezione fra muscolo obliquo interno e trasverso stesso, e l'altro approccio invece che va più profondamente reincide la fascia posteriore dal retto medialmente ai retti, lateralmente ai retti stessi su un piano fra muscolo trasverso e piano peritoneale. Una cosa bisogna dire che tutte e due le component separation, l'anteriore e la posteriore, hanno come base l'esecuzione di un intervento di Rivestoppà. Si fa una Rivestoppà che completa la separazione anteriore e si fa una Rivestoppà per attuare una separazione posteriore. Ma vediamo in dettaglio i due interventi. Partiamo dalla separazione anteriore. Nasce nel 1990 ad opera di un chirurgo plastico, però l'ampia dissezione sottocutanea che si deve realizzare per arrivare a incidere la fascia in questo distretto, come vedete, ha determinato, e tuttora vedremo che rappresenta un problema, determina delle problematiche di complicanze proprio a livello cutanea, con necrosi, sieromi e infezioni. Ramirez inoltre non utilizzava le protesi, per cui un'alta incidenza di recidive. Successivamente l'introduzione della riparazione protesica ha comportato un abbassamento notevole di queste recidive. Vediamo un po', procedo un po' per schemi, augurandomi che poi nella discussione si possa affrontare in dettaglio i vari aspetti di questa complessa presentazione. La component separation, vedete, l'abbiamo detto più volte, incisione e liberazione del muscolo obliquo esterno dal rapporto con il comparto centrale dei retti, e come abbiamo detto questa mobilizzazione per consentire la chiusura sul comparto centrale è sempre completata da un intervento secondo Rivestoppà. Con questa RIV sul piano retromuscolare noi chiudiamo sostanzialmente la porta posteriore. Parlo di due porte qua perché negli addomi complessi, a mio avviso, c'è sempre da risolvere un problema, uno a livello posteriore peritoneo fasciale, e dopo anche c'è un problema superficiale molto importante anche questo,
e vedremo in dettaglio poi il perché. Comunque, nell'anterior competence separation, la mobilizzazione della fascia in genere comporta la reintegrazione dei retti sulla linea mediana, la chiusura fasciale sempre mediana e quindi anche qua la soluzione della porta anteriore. Questa è la soluzione ideale che si può raggiungere con l'anterior component separation. Può essere che noi riusciamo a far scivolare bene la fascia anteriore, cioè chiudere anteriormente e reintegrare i retti, che però ci siano dei problemi di difetti posteriori, per esempio dopo rimozione di protesi o per situazione di contaminazione. In questo caso, logicamente, il problema, come dicevo prima, rimane posteriormente, rimane aperta questa porta posteriore. Cosa possiamo fare in questo caso? Beh, possiamo sempre attuare una rib stop-up, però utilizzando una protesi composita che mi determini questa protesi composita, la fisso poi con alcuni punti ai margini e la solidarizzo ai margini del difetto peritoneo fasciale, oppure se il difetto è molto grande e ho problemi posso ricorrere a un IPOM con una protesi endo-addominale. Questa dunque è la situazione un po' schematica di quello che può capitare con una anterior component separation. I problemi dell'anterior component separation, come ho detto, sono soprattutto di tipo cutanei, legati a questa ampia dissezione che logicamente può comportare dei problemi ischemici a questo livello. Abbiamo due tecniche sostanzialmente alternative, che le vedete qui solo rappresentate, non mi dilungo. Una appunto è risparmia l'irrorazione peri-peri-ombelicale e l'altra invece è la soluzione di attuare una anterior component separation laparoscopica e poi completare l'intervento con una rib stop-up classica. C'è una variante all'anterior component separation, è quella di Carbonel Tatai. Cosa si fa in questo caso? Praticamente si spinge molto la dissezione fra muscolo obliquo esterno ed obliquo interno lateralmente, e questo consente una maggior mobilizzazione di tutto quanto il comparto, una più agevole reintegrazione dei retti, e in questo caso la protesi viene posta superficialmente al di sopra della fascia anteriore, però vedete va a riparare, va a proteggere la situazione delle incisioni laterali, una protesi che si dilunga nel suo posizionamento fra muscolo obliquo esterno e muscolo obliquo interno. In situazioni di particolare debolezza, paresi dei muscoli, ipotrofia, eccetera, può anche essere completato dal posizionamento di un'altra protesi all'interno della cavità addominale, tipo IPOM. Comunque questa è una variante della anterior component separation. Un'altra variante ancora è quella proposta recentemente da Campanelli, in cui appunto si evita di fare una dissezione sottocutanea e si approccia la separazione anteriore dei componenti dal piano posteriore, cioè si fa una rib stop-up, vedete questo è il muscolo del retto, il piano fasciale, si tira verso il basso la protesi in modo che si crea proprio questo evidente scalino, si incide la fascia a questo livello e come vedete dallo schema con questa incisione si ricade sul piano sottocutaneo mobilizzando completamente il comparto centrale del retto e la sua fascia anteriore, realizzando così un anterior component separation per via posteriore. Il problema di questa tecnica, che non è ancora ben codificata e che pone appunto diverse perplessità, è che dobbiamo risparmiare i peduncoli vascolo-nervosi per non correre il rischio di avere delle ipotrofie muscolari. La protesi viene tagliata a dente e vengono comunque risparmiati, comunque l'analizzeremo poi in dettaglio se qualcuno vorrà approfondire questo aspetto. Passiamo alla posterior component separation. C'è una prima variante, come vi ho detto, quello di Carbonel, che prevedeva appunto l'incisione, l'accesso al piano fra i muscoli, il muscolo obliquo interno e il muscolo trasverso, attraverso l'incisione della faccia posteriore del retto, diciamo sull'angolo che crea, in corrispondenza del rilievo laterale del retto. Questa metodica, tuttavia,
avuto dei grossi problemi e tu, penso che non sia più attuata se non in occasioni particolari, perché come hai detto è una tecnica citata nel 2008. L'inconveniente grosso, lo troviamo schematicamente qui ma anche in questo bellissimo studio che è uno studio che è eseguito per una tesi di laurea sul cadavere, è chiara la presenza in questo distretto, cioè nel distretto fra muscolo obliquo interno e muscolo trasverso, dei nervi intercostali, questo allora dissezione, con questa dissezione c'è il grosso pericolo di ledere questi nervi e di avere appunto delle conseguenze a livello muscolare come ipotrofia. Ma veniamo alla principale posterior component separation, che è quella trans-trasverso di Nowicki-Rosen. Questa metodica la vedremo in dettaglio, prima un po' cerchiamo di riassumerla schematicamente. Vedete, c'è l'incisione e reincisione della fascia posteriore del retto a un centimetro dai peduncoli vascolo nervosi, con questa soluzione e la dissezione del muscolo trasverso dal sottostante piano peritoneale. Una dissezione che può arrivare molto lontano lateralmente, arrivando addirittura fino al piano vertebrale, isolando gli psoas, e comunque su questa ampia zona di dissezione fra trasverso e peritoneo si posiziona la protesi, che dunque è extra peritoneale e retromuscolare. Questa mobilizzazione consente il reintegro sulla linea mediana dei muscoli retti, perché ricordiamoci che l'obiettivo è sempre questo, per cui con questo primo tempo noi abbiamo già raggiunto l'obiettivo minimale, cioè quello di avere un reintegro di retti, la chiusura della porta posteriore. C'è, come dicevo, però il problema può presentarsi a volte di chiudere la fascia anteriormente, cioè il problema della chiusura dell'altra porta, che io dico sempre, e questo è molto importante, perché se non si riesce a chiudere questa porta, corriamo il rischio di esporre la rete al tessuto subcutaneo, a volte può essere necessario. La soluzione qua è quella di una protesi a bridge, che cioè è suturata ai margini del distretto fasciale, oppure quest'altra soluzione che prevede un parziale reinserimento sulla linea mediana dei muscoli retti vedete che vengono attratti medialmente e in qualche modo suturati, fissati alla sottostante retre protesica. In alcuni casi purtroppo non c'è altra soluzione, soprattutto nei grandi laparoceli o soprattutto nelle situazioni di disastri parietali, bisogna ricorrere a questa parziale reinserimento sulla linea mediana. Ma vediamo in dettaglio i particolari tecnici di questa posterior component separation. Qui ho voluto illustrare schematicamente come ci si deve comportare. Dunque abbiamo il piano, abbiamo fatto una rive stoppa, questa è la fascia posteriore, questo è il retto, qui vedete i peduncoli vascolo nervosi perforanti. Allora, l'incisione, dopo discuteremo da dove cominciare, se da sopra o da sotto, comunque è importante questa zona, io comincio sempre da questa parte inferiormente, e una volta fatta la rib stoppa, questa è la linea arcuata, questa è la zona preperitoneale, qua è il margine inferiore della fascia posteriore del retto, fra la zona preperitoneale e l'estremità laterale della fascia posteriore del retto si sente sempre questa rilevatezza, questo sperone. Si incide in questo distretto, si libera il piano fra fascia posteriore e peritoneo e poi si procede sempre con questa incisione, vedete, longitudinale, che interessa tutta quanta l'estensione della fascia posteriore del retto, sino al margine superiore. Al margine superiore bisogna eseguire un'incisione trasversale che praticamente va dal fatty triangle sino all'estremità esterna della fascia del muscolo retto. Vedremo un po' in dettaglio questi tre passaggi che caratterizzano la posterior component separation. Dicevo del piano superiore, è un passaggio che dovrebbe caratterizzare tutti gli interventi di rive stoppa per evitare le recidive di confine superiori. È illustrata con un disegno molto bello, vedete un lavoro del 1992 di Stoppà, pubblicato sul Journal de Chirurgie, e illustra chiaramente quello che dobbiamo fare.
dobbiamo, una volta arrivati in vicinanza del piano sottopostale, eseguire questa incisione trasversale, la vedete illustrata molto bene, della fascia posteriore del retto. Perché questo? Perché se non facciamo questa incisione, che praticamente è a questo livello, vedete anatomicamente le fibre del trasverso vanno a inserirsi direttamente sul margine delle costole. Allora, se noi proseguiamo senza incidere il muscolo trasverso e riportarci su questo piano preperitoneale, avremo sempre un piccolo spazio, perché troveremo sempre queste inserzioni costali che ci impediscono di posizionare ampiamente una rete a protezione di questa zona di confine, che è molto delicata. Noi invece dobbiamo fare proprio questa incisione, la vedete ben descritta qua, dissociare il piano peritoneale e andare ampiamente fino a tutta la zona sottodiaframmatica. Questo ci permette una riparazione sicura di questo distretto, ma questo dovrebbe essere fatto in tutti gli interventi di RIPSTOPA indipendentemente dalla component separation. La vedete, questo è il processo xifoideo, questa è la fascia posteriore. Io incido trasversalmente tutta quanta la fascia posteriore, me la dissocio, vedete, viene tenuta su da una pinza la fascia posteriore dal peritoneo sottostante, e se la sperimentate o se già non la conoscete, sapete benissimo che con questa manovra si arriva benissimo al piano sottodiaframmatico, creando un'amplissima tasca su cui disporre la protesi in sicurezza. Vi dicevo da dove cominciare, e quello poteva essere un inizio dall'alto della posterior component separation, questo è un inizio invece dal basso. Qua vedete quel piano, quel rilievo, quello sperone che vi descrivevo, questo è il grasso preperitoneale, vedete dei vasi perforanti, questo è il margine laterale della linea arcuata, della fascia posteriore del retto, e io comincio ad incidere proprio su questo sperone qua. Questo mi darà poi libero progressivamente il piano peritoneale dal piano fasciale sovrastante. Vedete, c'è il risparmio costante dei fasci vascolo-nervosi. Continuando verso l'alto, a un certo punto si troveranno, non sarà solo fascia, ma si troveranno le fibre del muscolo trasverso. L'estensione di queste fibre varia molto da persona. Continuando verso l'alto, a un certo punto ci si avvicina progressivamente fino a raggiungere quella incisione trasversale che vi ho descritto all'inizio di questo esame della tecnica della component separation. Indipendentemente da posterior component separation, volevo ricordare solo l'importanza della dissezione della regione retropubica del legamento, inguinale, perché la rete in tutti questi casi di addome complessi deve essere posta molto profondamente al di sotto della sinfisi pubica e deve essere proprio bloccata con tre punti, uno sulla linea mediana e l'altro lateralmente sulle branchi ischiopubiche, vedete, per dare una copertura completa di tutto quanto questo distretto, dunque evitare un altro pericolo di laparocele di confine che abbiamo visto da evitare anche superiormente a livello del processo xifoideo e della regione sottopostale. Cosa può capitare nella separazione posteriore dei componenti? L'incidente, diciamo, più frequente è quello che si laceri il peritoneo, che si crei un buco. Niente paura, può essere riparato, come vedete, con una protesi, anche in questo caso sempre un bike riassorbibile, suturato i margini. Chi è ricco, ma penso che non valga la pena, anche un PTFE di quelli ultra sottile da 0,1 mm che si usa in chirurgia, in cardiochirurgia. E dopo di sopra può essere, vedete, ampiamente disposta la rete normalmente, per cui si tappa, diciamo, il buco con questo patch e si continua nella realizzazione della posterior component separation. Un problema che può esserci nella posterior component separation è quale protesi, perché c'è il discorso che la dissezione preperitoneale, vedete, questa abbiamo messo una, logicamente, ecco, importantissimo mettere questa garza addome in profondità, in modo che la incisione, la dissezione fra fascia e peritoneo non termini delle lesioni dei visceri sottostanti, ma è comunque, il peritoneo è molto sottile, tanto che si vede per trasparenza, vedete bene, i fili di marcatura della garza addome. Dunque, utilizzare una protesi sintetica in una situazione come questa, in un peritoneo molto molto sottile,
pone a mio avviso sempre il problema di che ci possano sviluppare poi delle aderenze molto estese fra visceri e protesi. Inoltre ricordiamo che sono degli addomi complessi, delle situazioni a volte disastrose, l'isia aderenze può comportare delle lesioni intestinali, oppure di necessità bisogna fare delle resezioni intestinali, dunque molto spesso, o ci sono delle protesi infette sottostanti, comunque molto spesso ci troviamo nel grado 3 in questo tipo di chirurgia. È logico che in queste situazioni bisogna pensare a una biologica, e fra le biologiche ovviamente, dovendo ottenere con sicurezza dei risultati in termini di contenimento parietale, senz'altro una biologica cross-linkata. Cosa devo avere in casa se mi approccio a fare una separazione posteriore di componenti? Senz'altro una protesi composita, cioè delle protesi che possono essere utilizzate a contatto con le ansie intestinali per i problemi che abbiamo visto in precedenza. Una biologica cross-linkata l'abbiamo vista ancora. Cito qua, perché è un'esperienza spagnola di Uregna, l'utilizzo di una biosintetica che però dovrebbe sempre essere associata con un polipropilene. Penso che sulle biosintetiche, su questo eventualmente discuteremo, da sole in un intervento del genere ci sia ancora qualche perplessità. La sintetica direi che è da escludere proprio per i problemi la semplice sintetica polipropilena, poliestere, per i problemi di aderenze che possono svilupparsi. Importantissimo, ricordate, dovete avere delle protesi grandi, minimo devono essere di 40-45 cm, ideale che siano almeno di 50 cm, perché si creano veramente delle tasche di dissezione molto molto ampie, e ripararle dal processo crifoideo al pube e lateralmente richiede una protesi molto larga. Andiamo un po' adesso nelle problematiche. È possibile associare un anterior component separation a una posterior component separation? Qui vedete due articoli, eventualmente potete andarli a leggere. Uno è di sempre di Uregna, tutti e due del 2020, l'altro di Campanelli. Campanelli propone questa associazione eventualmente utilizzando quella che abbiamo visto prima dell'anterior component separation dalla via interna, a cui può essere associata una posterior component separation. Il dibattito è ancora molto aperto su questa soluzione, diciamo però che è una soluzione estrema per casi particolarissimi, perché si corre veramente il rischio di destabilizzare in modo notevole la struttura muscolare fasciale dell'addome. Un'altra domanda che uno si può porre è: quando devo scegliere anterior e quando posterior? Ecco, direi che un chirurgo dovrebbe avere tutte e due i tipi di interventi nel suo bagaglio culturale, però logicamente molto dipende in questa scelta proprio dalla preparazione, dalla capacità e dall'esperienza del singolo chirurgo. Va valutato bene il caso del paziente, ricordiamoci bene l'importanza dell'obesità o copatologie, se ci sono tante recidive, che tipo di recidive, quante protesi sono state messe e dove sono state messe. Ricordiamo che se pensiamo a una posterior component separation dobbiamo valutare attentamente se sia percorribile il piano di dissezione fra muscolo trasverso e peritoneo, dunque se sono stati tanti interventi chirurgici tra altre incisioni dobbiamo considerare tutto questo. Molto spesso è una decisione che si fa intraoperatoriamente una volta che si apre il cavo addominale. È importantissimo però direi anche la valutazione radiologica preoperatoria, sia con TAC dinamica, cioè eseguita in modo basale e poi con manovra di Valsalva. Un'altra domanda è: posso io prevedere se mi è sufficiente una Bassini o dovrò per forza fare una component separation? Tradizionalmente si usa questo parametro, cioè il rapporto fra volume dell'ernia studiato all'TAC e volume addominale, perché sono due lavori fondamentali, uno di Tanaka e uno di Sabag, in cui questo rapporto fra volume del sacco erniario e volume addominale, Tanaka lo usa in termini di rapporto, proprio di frazione matematico, e il valore è 0,25, Sabag invece ricorre alla percentuale, e anche in questo caso la perdita di domicilio, dunque
la possibilità, il pericolo, diciamo, che sia, che si debba, che la rivistopa non sia sufficiente, sia quando si raggiunge il valore di 20%. Noi però abbiamo un po' studiato questo aspetto e così basta questa slide per sottolineare come i volumi, le percentuali varino notevolmente se si esegue una, se si confronta una situazione con una TAC statica, vedete, o con una TAC con ponzamento, una TAC dinamica, variano assolutamente queste percentuali. Abbiamo studiato anche con questo, abbiamo fatto un recente articolo che è stato pubblicato su Surgic Innovation e al di là di vari valori vedete che abbiamo trovato che c'è una differenza notevole di campanello d'allarme che ci indica la necessità di una separazione dei componenti. Vedete, se l'area dell'orifizio addominale a riposo è di 156 centimetri quadrati, mentre se è sotto appuntamento si riduce a 138 centimetri quadrati. Questi, insieme all'obesità e ad altri caratteri come all'ernia M3, sono fattori di rischio per avere poi una posterior component separation. Del tutto recentemente voglio citare questo lavoro, un lavoro che è presente solo ancora in forma digitale, non ancora pubblicato su stampa, sempre del gruppo di Carbonell. Vedete, ha ideato questo Component Separation Index, che è dato sostanzialmente dal rapporto fra l'ampiezza della somma dei retti fratto l'ampiezza del forame erniario. In caso di ampio difetto di parete, cioè di un addome che sostanzialmente l'addome possiamo definire grande, la parocella è un addome complesso, vedete che questo la rapporto da dei valori inferiori all'1, se invece il difetto è più piccolo, il rapporto diventa maggiore, diventa intorno a 2. E l'analisi in dettaglio dei valori, vedete che se si raggiunge una chiusura fasciale, questo rapporto è di 2, se invece non si ha la chiusura fasciale è di 0,77. L'analisi in dettaglio ci dice che con questo rapporto inferiore a 1 abbiamo quasi un 80% di separazione di componenti, sia essa anteriore o posteriore. Con valori superiori a 2, questa percentuale di necessità di separazione dei componenti si riduce a 10. Dunque, la possibilità con una semplice misurazione su TAC di avere così un'idea di cosa ci può aspettare in sede intraoperatoria. Alcuni altri dettagli: ricordiamo che dopo una separazione dei componenti posteriore, l'esecuzione di una TAP block è agevole, basta iniettare l'anestetico sul piano di dissezione muscolare che abbiamo creato già noi chirurgicamente, e questo TAP block eseguito direttamente dà maggiori risultati rispetto ad altri tipi, rispetto al TAP block tradizionale, e dunque è da favorire, da realizzare in queste situazioni. Ci sono infine altre situazioni che dobbiamo tenere in considerazione, perché il nostro obiettivo è quello di allargare l'addome, di creare una maggiore lassità muscolare che ci permetta il reintegro degli retti sulla fascia mediana senza determinare tensione. Il botulino viene ormai sempre più utilizzato, queste belle immagini rendono così testimonianza di quanto sia efficace, vedete, prima del botulino, dopo il botulino, da vedere anche come cambia completamente il profilo muscolare, vedete come i muscoli laterali proprio tendono ad assumere un aspetto a botte perché sono più rilassati, e vedete che anche con l'attack le dimensioni del difetto erniario si riducono notevolmente. Altra metodica per realizzare un allargamento dell'addome è il pneumoperitoneo. Questo è un poco più complesso, un poco più discusso, comunque è innegabile che può dare dei buoni risultati in situazioni particolarmente impegnative. Addirittura c'è chi propone, anche questo lavoro recentissimo, c'è chi propone l'associazione fra botulino e pneumoperitoneo.
Volevo quindi concludere con questa frase di Paolo Coelho, che mi pare veramente appropriata per questa tematica che abbiamo affrontato degli addomi complessi. E dice: ciò che è difficile attrae, l'impossibile seduce, e ciò che è complicato spaventa, ma ciò che è estremamente complicato innamora. Grazie per l'attenzione. Un caro saluto a tutti e benvenuti in... Bene, bellissima relazione, te lo stavo scrivendo privatamente nella chat, Gabriele, veramente fantastica. In più posso dire, io ho la fortuna di avere Gabriele come mentore a Montebelluna. Spero che se il Covid finisce di romperci le scatole, ancora per tutto quest'anno e altri anni a venire, quindi è veramente una cosa eccezionale. Visto dal vivo è una cosa fantastica, non ci si può credere, visto fatta da una persona brava come Gabriele. E ci sono domande? Vediamo un po'. No, per ora non ci sono domande. Gabriele, come iniziare ad approcciare questa patologia? Cioè, come iniziare? Iniziare da cosa per la component separation? Cosa consiglieresti a una persona che vuole iniziare? Beh, le tappe formative sono praticamente le solite. Cioè, prima di tutto... andare a vedere qualche collega che la riesce a fare in modo continuativo, che abbia esperienza su questa metodica. Raccomanderei molto eventualmente una sessione sul cadavere, perché abbiamo fatto delle sessioni sul cadavere con la scuola appunto di chirurgia dell'Ischias, e abbiamo visto che una sessione sul cadavere aiuta moltissimo a riconoscere i piani e a dare quella confidenza per cui uno dopo si sente un poco più, diciamo così, adatto ad affrontare questo tipo di intervento. Parlo soprattutto della posterior component separation, perché sull'anteriore, tutto sommato, la problematica anatomo-chirurgica di formazione è più leggera, anche se dopo le portarla a termine non sempre è semplicissimo. E dopo direi anche per la posterior component separation, il discorso del cadavere, quello di seguire queste, ecco, di cominciare eventualmente. Ci sono delle situazioni, per esempio, di rib stop A, non nei disastri addominali, ma che comunque comportano una non agevole chiusura del piano posteriore, come abbiamo visto, del piano peritoneo fasciale. In questi casi, piuttosto che ostinarsi a voler chiudere, a tirare, avere una sutura con tensione che dopo inevitabilmente dà dei problemi nel post-operatorio, si può fare anche una component posteriore, una posterior component separation parziale, diciamo al bisogno, cioè limitato a quel distretto che può essere prevalentemente distretto superiore per le connessioni costali, e là si può cominciare ad prendere confidenza con questo tipo di intervento. Penso che possa esserci, come in tutte le cose chirurgiche, una gradualità. Bene, grazie. Vedo che domande, manine, non se ne alzano. Allora, cerchiamo di mantenere i tempi. Passiamo alla prossima relazione. Do la parola a me stesso, e parlando di ERAS e gestione delle complicanze. Grazie. Buongiorno a tutti, ci troviamo oggi per la prima edizione digitale dedicata all'addome complesso sotto l'egida dell'ISHAV e della scuola dedicata alla chirurgia di parete addominale. Il compito che mi è stato assegnato è quello di trattare delle complicanze e dell'ERAS nel paziente complesso. Ora, le ernie ventrali complesse restano una delle sfide maggiori per il chirurgo generale e per il chirurgo ricostruttivo. Da questo articolo
che è stato pubblicato recentemente nel 2018, infatti sappiamo, grazie a una survey antecedente eseguita nel 2013 in America, come il rischio di recidiva o comunque di sviluppare una nuova ernia ventrale nel paziente sottoposto a chirurgia di parete sia notevole. Inoltre, il costo per il trattamento di questi pazienti è un costo elevato, 3,2 milioni di dollari per anno. E ovviamente gli americani, che hanno un sistema sanitario privato, sono particolarmente attenti a questo aspetto. Tanto che nel 2020 compare questo articolo dove si analizzano, diciamo, i fattori predisponenti a un ritardo di dimissione del paziente sottoposto a intervento per un addome complesso. Questo ritardo è determinato dalla presenza, dalla comparsa di complicanze locali o sistemiche a breve termine, che qui vediamo elencate, che quindi possono rendere difficile la dimissione del paziente, o di complicanze tardive che possono causare una riammissione del paziente. Pazienti, peraltro, che come noi vediamo quotidianamente, sono pazienti con numerosi fattori di rischio, che vanno dall'obesità al diabete, all'insufficienza renale, pazienti che presentano una parete addominale già di per sé con infezioni, alterazioni cutanee, alterazioni muscolari, quindi che hanno già dei problemi. E effettivamente in questo interessante articolo del 2020 viene utilizzato l'indice di fragilità, che viene già spesso utilizzato in chirurgia, associato all'addome complesso. E questo indice, che probabilmente è utile, sarebbe utile applicarlo anche nei pazienti italiani, visto l'età, ecco, della popolazione italiana, una popolazione che tende a invecchiare, prende in considerazione le varie comorbidità dei pazienti preoperatori e attraverso delle analisi multivariate crea un indice che dà un rischio di complicanza e di fragilità appunto del paziente, che spesso non è solo un paziente anziano, ma è anche un paziente appunto con numerose comorbidità. E quindi, ecco, torna a questo concetto: meglio prevenire che curare, perché il paziente con un addome complesso deve essere un paziente che deve essere ben studiato. E se noi andiamo a vedere in letteratura, poco troveremo sul trattamento delle complicanze, perché ai chirurghi non piace parlarne, non è un argomento di cui piace parlare. Ben differente invece è come evitare possibili complicanze. Allora, su questo argomento abbiamo tanta letteratura e che ci aiuterà un pochino a capire come evitare possibili rischi. E attraverso le indagini TAC già capiamo come studiare il paziente per evitare o comunque avere un'idea di quello che potrebbero essere i rischi a cui andiamo incontro. In questo effettivamente articolo il grasso viscerale è sicuramente uno dei fattori di rischio, ma noi lo sappiamo, i pazienti con addome complesso spesso sono pazienti anche obesi, perché non riescono a deambulare bene, perché fanno difficoltà e quindi sono pazienti che aumentano poi di peso. Oltretutto il sacco erniario e il tessuto sottocutaneo sono altri fattori predittivi per la comparsa di complicanze, perché spesso a livello del sacco, soprattutto il tessuto sottocutaneo, tende a diminuire e il paziente
ha quasi esposto il contenuto del sacco alla cute. Effettivamente il paziente obeso è un paziente pericoloso, ecco, per la chirurgia di parete. Ma noi come facciamo a evitare questi errori, questi possibili problemi? Cioè dobbiamo dire al paziente, o spesso lo diciamo, deve dimagrire. Sì. Poi rivediamo il paziente ha lo stesso identico peso. È interessante, è bellissimo questo articolo, ma poi già quest'anno effettivamente fa seguito poi a una presentazione che c'era stata nel 2019 ad Amburgo, di cui parlavo col dottor Munegato spesso, in cui viene analizzato come il paziente obeso con ernia ventrale, che ha un BMI superiore a 40, un rischio molto elevato, veramente marcatamente elevato, come viene scritto, di complicanza, e ha così come quello con un BMI di 35. Ma questi pazienti poi che noi mandiamo a dimagrire in realtà fanno fatica a dimagrire e dal tempo della visita all'intervento spesso loro non dimagriscono. Assolutamente. E la perdita di peso è stimata nel 20% della popolazione, perché questa è un'analisi che analizza quasi 70.000 persone, solo dell'1%, di un punto di BMI, scusate. Allora, e se noi prolunghiamo l'intervallo di intervento alla visita, in realtà il paziente non tende a perdere peso. Quando il paziente non perde peso, non lo perderà mai. Allora abbiamo varie strategie. Possiamo fare, non tutti i pazienti che hanno un'obesità e un'ernia ventrale devono andare a chirurgia bariatrica. Possiamo usare delle diete chetogeniche, possiamo affidarci al nutrizionista, possiamo, però sapendo che dobbiamo tenerli veramente stretti a noi, perché il rischio è quello di non veder mai più diminuire questo BMI e di aumentare sempre di più l'ernia ventrale e avere un po' un paziente che non è mai più operabile. Ma il paziente obeso è un paziente malnutrito. E noi dobbiamo saperlo, perché spesso noi vediamo un paziente obeso e pensiamo che lo vediamo solo come un paziente florido, paffuto, grasso, ma è un paziente malnutrito, in cui la sarcopenia, che non è propria solo del paziente anziano, affligge anche queste persone. In questo studio, sempre attraverso degli algoritmi, matematici applicati alla TAC, abbiamo la possibilità di misurare quant'è il tessuto muscolare e quanto in realtà il nostro paziente sia malnutrito. Ritorniamo pertanto al concetto iniziale di coinvolgere la nutrizionista e valutare bene lo stato nutrizionale del nostro paziente. Perché andiamo appunto, possiamo andare incontro a degli errori di valutazione vedendo di fronte a noi un paziente obeso. E quindi attraverso uno studio TAC molto semplice possiamo già renderci conto della perdita del tessuto muscolare. Quindi attenzione, attenzione al paziente obeso. Ma quando noi andiamo a ridurre questo sacco dell'ernia in addome, cambiamo i volumi endoaddominali, andando a comprimere anche sul diaframma e di conseguenza sui polmoni. E dobbiamo saperlo, e quindi spesso valutare preoperatoriamente con i nostri pneumologi, con e senza pancera, il paziente, quindi con l'ernia, se è riducibile ovviamente, e valutare bene con una prova da sforzo, con eventualmente un controllo notturno dell'ossimetria,
invitando il paziente alla CPAP notturna, grazie alla consulenza pneumologica, possiamo prevenire degli errori che ci portano, potrebbero portare comunque a dei disastri. Perché, come vediamo da questo studio, i pazienti con un volume superiore ai 514 cc, dice, studiati sempre mediante TAC, con una manovra di Valsalva, hanno un rischio elevato di complicanze polmonari. E Emilio. però, oltre a questo, di conseguenza hanno anche un rischio di sindrome compartimentale. Questo in realtà è un articolo del 2018 che porta una serie di casi che analizzano come vi sia un elevato rischio nei pazienti con un elevato BMI e un tempo operatorio molto lungo per un'ernia ventrale di avere un'ipertensione endoaddominale. Questo ovviamente lo schema qui che ho riportato dall'articolo chiaramente spiega come mai appunto aumenti questo rischio e una valutazione pertanto con il nostro rianimatore e in modo preoperatorio, considerando anche al termine di intervento, vedendo la costituzione paziente, il tempo che abbiamo impiegato di un monitoraggio in terapia intensiva post-operatorio, può essere probabilmente d'aiuto al nostro paziente. E se abbiamo un addome con una parete addominale compromessa, con fistole interocutanea? Beh, qua troviamo di tutto e più di tutto, ma quello che sappiamo è che in realtà i dati sono pochi e vi è un'estrema variabilità degli outcome. Non c'è una vera omogeneità e quindi si fa fatica a ottenere dei dati oggettivi. Se ad esempio utilizzare una chiusura diretta, se utilizzare una rete biologica, biosintetica, cosa utilizzare? Ma nel 2018 Cockerling, insieme a un gruppo europeo, ha pubblicato questa review che analizza quali reti ci sono in commercio e quali utilizzare. Beh, probabilmente perché, allora, come vediamo, ne abbiamo molte. Diciamo che l'unica attualmente in commercio il derma porcino crosslinkato è la Permacol, che noi sappiamo esserci. Poi le altre in realtà non sono crosslinkate, la Collamed della Bard non mi pare sia più in commercio, ma quello che loro dicono è che c'è una tale eterogeneità di dati e spesso non supportati da delle evidenze perché i lavori sono, diciamo, presentano numerosi bias con casistiche abbastanza eterogenee, che dire quale protesi utilizzare è veramente differente. Quello che però consiglio vivamente e leggetevi il cosiddetto bugiardino, cioè guardate bene cosa l'azienda prevede per la propria protesi, perché spesso, o comunque non sempre, gli specialist, adesso per quanto riguarda Medtronic, noi abbiamo Giorgia che è sempre stata dedicata alla parete e quindi è estremamente esperta. Però non sempre lo specialist conosce bene il proprio prodotto o comunque tende a spingere nell'utilizzo del proprio prodotto anche su cose che non sono off-label. E dobbiamo ben sapere che per ogni prodotto c'è in realtà il suo spazio in commercio. E quindi, ritornando al punto iniziale, meglio prevenire che curare. E facendo come?
attraverso dei team multidisciplinari, studiando bene il paziente, valutandolo bene, parlando bene con il paziente, spiegando rischi e benefici ovviamente dell'intervento, ma evitando trappole possibilmente determinate dalla complessità di questi pazienti. E ora parliamo di ERAS e addome complesso. Beh, questa è una cosa molto più semplice. Perché? Perché dal 2019, diciamo, abbiamo la prima review che parla di ERAS nelle ernie incisionali. In realtà l'ERAS nasce da ben più tempo, noi lo sappiamo, non ha coinvolto varie specialità della chirurgia. E il primo articolo in chirurgia di parete, però, vedete, compare nel 2014, quindi molto recentemente. Ma questo perché? Perché molte delle cose che si fanno in chirurgia addome complesso, la mancata di preparazione, l'assetto controllare, diciamo, dal punto di vista nutrizionale del paziente, la valutazione, la precoce mobilizzazione, prevenire il dolore post-operatorio, erano cose che già probabilmente in chirurgia di parete facevamo e quindi non c'era bisogno molto di parlarne. O probabilmente non si riteneva che quello che si stava facendo potesse essere inserito all'interno dell'ERAS. Tuttavia, quello che vediamo è che il livello di evidenza rimane basso, molto basso. E effettivamente in questa systematic review, che è prossima ad uscire, veramente prossima su ernia, perché sono arrivate oggi le correzioni, due correzioni da fare dai reviewer, che prende in considerazione tutti gli articoli, vi posso dire che in realtà l'eterogeneità, e qui ho messo alcune delle tabelle che abbiamo inserito nell'articolo, perché difficile, ecco, diciamo, sono di difficile lettura, un po' per le dimensioni, ovviamente. Quello che noi sappiamo, come vedete, è che gli articoli che abbiamo scelto sono veramente pochi, 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 pochi. Si fa fatica. I pazienti sono estremamente eterogenei. Molto probabilmente abbiamo bisogno di qualcosa di più di quello che è stato pubblicato, di queste serie di casi, abbiamo bisogno di studi randomizzati e che quello che facevamo era già quello che era ERAS, era già ERAS. Quindi sicuramente l'ERAS migliora il decorso post-operatorio del paziente sottoposto ad addome complesso, però non sappiamo se effettivamente applicando proprio tutte le parti del protocollo il paziente migliori in modo statisticamente significativo rispetto al paziente che non applica il protocollo ERAS. Vi ringrazio, buona giornata a tutti e buon continuamento ovviamente del nostro meeting. Bravo, complimenti. Oh, eccoci. Riprendiamo. Bene, mi pare che, non so, c'è qualche problema audio, forse con Alberto, che no, non ha attivato l'audio. Non ti sentiamo. Ma mi dispiace. No. Io lo sento bene. Ah, d'accordo, va bene, d'accordo. Ok. Domande? C'è una domanda, vedo, dal dottor Zucchella. Possiamo aprire il microfono? Sì, ci sentite? Sì. Sì, allora, ciao Alberto, sono Nicola Passuello da Quarta Chirurgia di Treviso, siamo qua. Ciao, io e Mattino.
Buongiorno a tutti, molto, interessante la cosa. Io volevo fare una domanda relativamente alla presentazione del dottor Munegato di prima e sulla posterior component. Scusami se ritorno un attimo alle tematiche di prima, relativamente alla posterior component separation, comunque in generale alla component separation, qual è la vostra posizione? Siccome ho seguito alcuni corsi recentemente a Napoli, della Gora, anche di questo, la vostra posizione in merito a quando ci si trova di fronte a un'ipotrofia dei muscoli retti o comunque un'atrofia generata da danni precedenti, che ne so, agli vasi epigastrici che irrorano sostanzialmente la parete. Cioè è possibile, non è possibile per eseguire la separazione dei componenti nella vostra esperienza o no? Sì, è possibile, anzi nelle ipotrofie bisogna stare un po' attenti a non, cioè che sia una parocele con ipotrofia o che non sia solo una situazione di ipotrofia diffusa della parete, perché se è solo ipotrofia senza esserci, diciamo, un vero buco, il problema si sposta un pochettino, perché i risultati, adesso non so anche Francesco e Pierluigi cosa ne pensano, i risultati secondo me sono sempre un po' problematici. Il problema della component separation in questi casi va benissimo a mio avviso, perché soprattutto posteriore, perché permette di raggiungere dei piani che sono nettamente più trofici, cioè se si arriva posteriormente a livello della psoas, si fa un'ampia tasca e si mette un'ampia rete, le possibilità di ottenere dei buoni risultati sono nettamente superiori, anzi penso sia l'unico modo per ovviare a queste situazioni. E logicamente sono le più complesse e vanno studiate bene. A mio avviso anche adesso si cita tantissimo la TAC come valutazione preoperatoria. Io penso che sia molto molto importante uno studio accurato della situazione muscolare, proprio perché ci dà la TAC tantissime indicazioni. Però ecco, io ripeto che soprattutto in questi casi si deve prevedere una riparazione, una dissezione muscolare molto ampia che cada su tessuti sani, e soprattutto che questa zona di dissezione superi ampiamente l'ipotrofia in modo da dare un consolidamento diffuso della parete. Ho capito, grazie alla domanda, la ponevo perché noi abbiamo tirato fuori un caso clinico da presentare, da discutere, volevo anche capire l'ottica nella quale venivano proposti i casi clinici per la settimana prossima, e nel quale un paziente con un grosso aparocele di circa 10 cm, cioè linea mediana, un trapiantato di fegato, alla fine è stata eseguita intraoperatoriamente la scelta di fare una tecnica di RIV sostanzialmente, perché ci siamo trovati di fronte a un quadro di sostanziale quasi completa atrofia del ventre muscolare del retto di sinistra, correlata a problematiche che aveva avuto in corso di trapianto di fegato. Per cui, siccome poi non c'è una visione univoca di fronte a questa cosa, niente, mi ponevo la domanda in anticipo, in previsione del caso che probabilmente sarà il prossimo, insomma. Benissimo, siamo ben curiosi e attenti a questa problematica, ricordiamoci, tantissimi lombocelli presentano delle ipotrofie mostruose dei muscoli, proprio perché l'incisione stessa può comportare la denervazione. Avete visto quello studio anatomico degli spazi fra obliquo interno e esterno, dei nervi, eccetera. E proprio un'incisione in quei distretti là può dare un'ipotrofia, per cui oltre che al discorso dei retti lo ritroviamo molto spesso nei lombocelli. Adesso non so se Francesco e Pierluigi sono d'accordo su questo. Mi sentite? Sì. Il problema del trapiantato però è diverso, anche perché c'è lì una terapia immunosoppressiva che già quella determina, soprattutto non tanto nel trapianto di fegato quanto del rene, proprio con l'utilizzo per esempio di Veronimus, eccetera, proprio una distruzione delle fasce muscolari, per cui tutti i trapiantati sono più soggetti ad avere questa ipotrofia muscolare. E quindi la riparazione, comunque la riparazione, che poi da quello che ha accennato il collega, la risopà sicuramente è l'intervento di scelta, se lo riesce a fare. Nel trapiantato di fegato deve dare che è anche abbastanza utile, perché i trapiantati, e noi con l'esperienza qua del professor Rossi che fa chirurgia dei trapianti, presentano sempre una zona un po' anche edematosa, cioè un muscolo edematoso, un po' che favorisce anche la dissezione
del per fare per esempio anche una release del trasverso. Quindi sono pazienti che però senza l'utilizzo di impianti protesici sono destinati a fallire come riparazione, insomma. E poi la denervazione dei lombocelli è caratteristica. I pazienti che facevano prima la classica S italica avevano tutti un lombocele, perché proprio c'è la denervazione dei lombari, ovviamente non. La riparazione sono i più complessi, insomma, questo sicuramente. Se mi permetto, allora c'è da fare una puntualizzazione di ordine fisiopatologico. I pazienti trapiantati di reni sono tutti sarcopenici. Molto spesso si associa appunto una sarcopenia da insufficienza renale, da sindrome nefrosica, e naturalmente la carenza di proteine agisce non solo sulla parte magra, quindi sul muscolo, ma anche sul tessuto fasciale, per cui sono tutti pazienti che hanno di principio una ipotrofia più che un'atrofia, un'ipotrofia muscolare ed una debolezza fasciale. L'importanza del nervo è un aspetto, diciamo, strategico. Quando noi eseguiamo la component separation, diciamo più che altro la posteriore, quindi la tecnica di Rose e Novitsky, bisogna stare attenti, diciamo, ai nervi intercostali che escono dallo spazio fra l'obliquo interno ed il trasverso, perché una loro lesione può causare, lo sapete che i muscoli retti sono muscoli metamerici, quindi hanno 4-5 somi muscolari, e se noi ci giochiamo la conduzione elettrica, questo può essere anche una condizione che poi può favorire l'eventuale insorgenza di una recidiva locale. Quindi quando si esegue una component, occhio ai nervi, come va fatto vedere il professor Munegato, perché potrebbe essere pericoloso, anche se un certo Carbonell, che non è Alfredo Carbonell, che non è Carbonell Tatai, che è uno spagnolo, Alfredo Carbonell, che è un americano, usa un altro piano simile a quello della Rose e Novitsky, passando appunto fra l'obliquo esterno, cioè fra l'obliquo interno ed il trasverso, proprio fregandosene dei nervi. Lui sostiene, e lo dimostra con l'ATAC, che non ci sono grosse differenze. Io personalmente non ci credo, perché se tu ti giochi l'anatomia e la funzionalità dei nervi, a me hanno insegnato che se te tagli i nervi principali, un muscolo va in atrofia. Quindi mi raccomando, attenzione, rispettate e risparmiate il più possibile quei nervi che vedete emergere dal foglietto posteriore della guaina dei retti e che si inoscola appunto nel muscolo stesso, perché l'ipotrofia che ne consegue può essere il viatico per una recidiva. Nel resto, nei tessuti che hanno una ipotrofia tessutale, l'apporto di un materiale protesico è obbligatorio. Volevo fare una domanda a Alberto, perché giustamente hai incentrato gran parte del tuo lavoro sull'obesità, che effettivamente per un parietologo, per un chirurgo della parete addominale, è una situazione che lo pone di fronte sia problemi di tecnica, ma anche soprattutto problemi di prevenzione, perché i rischi di surgical site infection eccetera sono molto elevati. Allora mi pare che il problema è però quello di farli dimagrire, perché non dimagriscono spesso questi pazienti. L'attesa di questo dimagramento comporta un aumento di complicanze, cioè questi pazienti rischiano di essere operati più in urgenza di altri aspettando di dimagrire? E seconda domanda, hai detto giustamente l'obesità viscerale, no? Perché c'è tutto adesso un fiorire di articoli sull'importanza dell'obesità viscerale rispetto a quella sottocutanea. È molto più importante la viscerale che la sottocutanea. Ma per vederla bene all'ATAC è facile o no? Allora, sì, il problema del paziente obeso è un paziente, per chi si occupa di parete addominale, veramente importante. Come dicevo, la fregatura di questi pazienti è che noi gli diciamo deve dimagrire, se no non la opero. Poi però da questo studio, e come dicevo che è venuto fuori e presentato da una collega americana, si vede che i pazienti dopo dalla distanza della visita, con tutti i pazienti che hanno un BMI superiore a 40,
solo il 13% riesce a dimagrire, tutti gli altri tendono o a aumentare di peso o vengono persi. Quindi non sappiamo se questi pazienti poi verranno operati d'urgenza, perché proprio vengono persi dal chirurgo. Ci è capitato anche recentemente di vedere una paziente che era stata visitata in un centro vicino, persa probabilmente da loro, e la signora è arrivata obesa come prima e con un'ulcerazione cutanea. Quindi questi pazienti con soprattutto il BMI sopra i 40 sono pazienti che, su cui riusciamo ad agire molto poco come BMI e che rischiamo soprattutto di perdere. Dobbiamo tenerli proprio stretti stretti a noi, perché poi diventano veramente inoperabili. Per quanto riguarda la misurazione TAC, ne parlavo oggi con il primario della radiologia per sapere se è possibile avere questo programma per calcolare e la risposta è stata sì, anche questo tre volte. Sì, anche questo, ma non è che è come un piacere personale, è che effettivamente ci è utile saperlo, perché non è sufficiente solo vedere la porta erniaria, la cute, cioè noi abbiamo proprio bisogno di saperlo. Però c'è l'acquisto del programma, è possibile, ecco. Devo dire un'altra cosa, scusate, comunque, che Hannaford ha 3 anni fa ha pubblicato anche prendendo il registro dell'americano dell'NSQI, praticamente ha visto che facendo dimagrire anche di poco il paziente diminuisce fortemente l'SSI e l'SSO. Quindi cercare di parlare al paziente e che fargli sapere che già è una problematica abbastanza pesante, in più se dimagrisce può migliorare il decorso postoperatorio, secondo me se una persona è intelligente lo fa, altrimenti si può anche non operarsi, perché poi riprende anche il peso, cioè bisogna un po' parlare col paziente. E poi c'è un altro fatto, che un paziente che ha 45 di BMI ha un rischio che è 10 volte superiore a un altro paziente, e in più un paziente che ha 45 BMI dovrebbe essere indirizzato prima a una diciamo a una chirurgia bariatrica e poi eventualmente può essere operato di laparoscele, anche perché questi avranno per lo più una muscolatura deficitaria, per cui fare un intervento di laparoscele in uno di 40 BMI te lo mando volentieri, io non lo faccio. Dico solo una cosa, è che spesso questi pazienti superano le indicazioni per la chirurgia dell'obesità, cioè come età vanno al di fuori. E sempre sull'articolo viene detto, ma proporre la chirurgia dell'obesità a questi pazienti non è sempre la soluzione, perché rifiutano. Sono d'accordo con te che c'è 45 di BMI è un rischio notevole. C'è un altro problema. Avere della strumentazione TAC adeguata per studiarli, perché non tutte le TAC sopportano tutti i pesi. Quindi c'è una questione proprio anche di peso. C'è Enrico Lauro che voleva parlare, mi pare che pone. Ecco, mi sentite? Sì. Intanto vi saluto tutti quanti, è bello vedervi insieme dopo questo periodo di lockdown dove ci si è visti poco, no? Quindi avete organizzato una cosa bellissima. E io volevo riagganciarmi adesso a questo discorso dell'obesità, ma in parte da quando ho alzato la mano in realtà l'avete già affrontato voi, perché volevo chiedervi che spazio poteva avere la chirurgia bariatrica in vista poi di una possibile correzione del difetto di parete. Allora sì, abbiamo visto non tutti i pazienti è possibile candidarli per una chirurgia bariatrica in vista poi di una correzione della parocele, però questa è il dimagrimento, penso soprattutto nei pazienti con una obesità viscerale, è fondamentale. Andiamo a recuperare dei volumi intraaddominali che renderanno poi possibile chiudere, magari anche senza utilizzare
separazione dei componenti e dei difetti anche abbastanza consistenti. Quindi l'importanza del dimagrimento, soprattutto viscerale, secondo me è fondamentale. E dove si può, io vi chiedevo un ragionamento sulla chirurgia bariatrica, dove si possono indirizzare, quando si possono indirizzare i pazienti a un percorso chirurgico prima di poterli poi approcciare per la parete, insomma. Quando possiamo candidare una chirurgia bariatrica? In parte lo avete anche già detto, insomma, ne avete già parlato adesso. Posso risponderti forse io, che lavorando anche in un centro che fa chirurgia bariatrica. Allora, il paziente bariatrico è un paziente subdolo, che se non viene monitorato e messo in follow-up tende a riacquisire peso molto velocemente. Ci sono, secondo me, delle linee guida stringenti su a chi dare indicazioni. In alternativa, adesso sta uscendo e purtroppo adesso è un po' bloccata, ecco, la vendita, perché è dedicata solo agli specialisti, un farmaco dedicato appunto per il dimagramento, che si sta ragionando se utilizzarlo in quei pazienti che non possiamo più candidare a chirurgia bariatrica, in cui neanche il palloncino può essere utile e che hanno già fatto anche una dieta chetogenica, magari con un risultato mediocre, non dimenticando che poi il paziente obeso non fa movimento, quindi si fa fatica di gli faccia un po' di movimento, perché adduce come motivazione il laparocele stesso e di conseguenza aumenta anche di peso. Ecco. Okay. Non so che Pierluigi, sei... Pierluigi, sei in muto, ti vedo sono parlare. In muto. Dicevo che dipende da diversi fattori. Il discorso dell'obesità, Enrico, è un discorso complesso che meriterebbe una puntata a parte. Diciamo, la letteratura sostiene diversi aspetti. Diciamo, l'andamento è quello che coinvolge le dimensioni del difetto, se è maggiore o superiore a 8 cm, quello del BMI, che deve essere maggiore o superiore a 50, e una cosa che non è stato detto, lo spessore della parete muscolare, se è maggiore o minore di 4 cm. In base a questo c'è una specie di algoritmo che ci induce a operare questi pazienti in ambito bariatrico oppure aspettare ed avere, diciamo, un calo ponderale. È una condizione estremamente complessa. Secondo me, io la vedrei più da indirizzare per i pazienti con BMI sopra 50, quindi 45-50, di mandarlo nei centri di chirurgia bariatrica, soltanto riservandosi quei pazienti che ti arrivano d'urgenza, e naturalmente devi cercare di gestirli nella maniera migliore possibile. Ma quando si presentano situazioni con BMI elevato, consiglio mio, mandiamoli in un centro di chirurgia bariatrica, ma per tutta una serie di motivi che vanno dal letto operatorio al sollevamento di pazienti talvolta di 200 e passa chili. Non solo il retto se li legge, ma anche i meccanismi per sollevare dal letto di degenza i pazienti, per dire una banalità. Quindi c'è tutto un sistema che credo meriti di essere gestito in un ambiente protetto. Grazie della risposta. Bene, allora direi di proseguire dando la parola al professor Gossetti, che ci parlerà di quale protesi utilizzare dal sintetico al biologico. La scelta del materiale protesico nella riparazione degli addomini complessi rappresenta un momento importante. Il chirurgo ha a sua disposizione oltre 200 tipi di protesi e la scelta del materiale può determinare il risultato dell'intervento. Il chirurgo si deve porre tre domande. Quando, quale e dove posizionare un materiale?
Su Surgery del 2010 è stato pubblicato questo lavoro. Non ha una grande evidenza scientifica, in quanto si basa sull'esperienza di 7 chirurghi, anche se opinion leader, ma è citato in letteratura molto, in quanto rappresenta l'Hemengrain System, che è la valutazione del rischio chirurgico del paziente sul sito di infezione. 4 gradi, grado 1, paziente con basso rischio di infezione, grado 2, dove il paziente presenta una comorbidità e il rischio di infezione è 4 volte la norma, grado 3, campo potenzialmente infetto, dove il rischio di infezione aumenta sensibilmente fino a 10 volte, e il grado 4, dove siamo in presenza di un campo infetto completamente contaminato. La scelta del materiale deve essere dettata dal grado del rischio del paziente, e gli autori, questi opinion leader, avevano dato anche delle indicazioni. Nel senso, nel grado 1, la scelta del materiale dovrebbe essere una scelta di materiale sintetico, per poi passare gradatamente nei successivi gradi fino al biologico, dove c'era indicazione assoluta nel grado 4. Infatti, molti chirurghi erano riluttanti all'utilizzo del materiale sintetico, soprattutto nei campi potenzialmente contaminati o contaminati per il rischio di infezione sirochirurgico, e quindi l'avvento sul mercato del materiale quale il biologico, che resisteva meglio all'infezione, ha suscitato naturalmente interesse e clamore. Inoltre il biologico, agendo da scaffold, promuovendo quindi il rimodellamento da parte dell'ospite di tessuto neoformato, si arrivava praticamente al concetto di rigenerazione tissutale, e quindi questo è un dato che piaceva al chirurgo che utilizzava questo materiale. Quindi si è assistito negli anni ad un uso compulsivo del materiale biologico, con indicazioni per lo più molte volte sbagliate e posizionamenti assurdi, che hanno inficiato i risultati, dando opinioni contrastanti e delusioni per i chirurghi. Con il tempo, inoltre, si è visto che le mesh non dovevano essere classificate in un grado 4, ma dovevano essere portate nel campo potenzialmente infetto, in quanto queste infezioni erano infezioni circoscritte, non interessavano la maggior parte gli organi addominali, quindi erano limitati, e quindi si potevano scatalogare in un campo, in un grado 3. Inoltre, nel grado 4 è risaputo che l'uso di qualsiasi materiale è controindicato, anche il materiale biologico. Però il biologico, se usato correttamente, con indicazioni e con posizionamenti appropriati, dà degli ottimi risultati. L'alternativa biologica, vedete qui, che sono le mesh biosintetiche, che praticamente hanno preso piede negli ultimi 5-6 anni, e le mesh ibride, che forse nei prossimi anni potrebbero dare dei buoni risultati. Le mesh ibride non ne parleremo, sono delle protesi, come dice la parola stessa, sono protesi composite di materiale biologico o sintetico o biosintetico. Ma le esperienze sono molto limitate, americane, e sono soprattutto i dati su animali. Ma come abbiamo detto, la letteratura non è favorevole alle matrici biologiche. Gli studi per lo più concludono, quelli pubblicati negli ultimi 10 anni, praticamente che concludono che c'era una necessità di studi prospettici randomizzati, perché i tassi recidiva erano alti, risultati sovrapponibili con le protesi sintetiche, quindi vantaggi non così tanto evidenti. Tanto è vero che nel 2016 l'FDA ha affermato in questo lavoro che praticamente l'utilizzo, non c'era evidenza scientifica per giustificare un costo così eccessivo e l'efficacia clinica del biologico.
L'utilizzo però deve essere limitato con i lavori sempre più usciti sempre, sempre in letteratura, dove essere giustificati e utilizzato il biologico con, in pazienti con storia pregressa di infezione di ferita, oppure dove il materiale sintetico era da considerare inappropriato. E nel 2018 è stato anche praticamente sottolineato dal BioMesh Study Group che le protesi biologiche non devono essere assolutamente utilizzate per un uso rutinario. Però c'è da dire che cosa? Che non tutte le biologiche sono uguali. Negli anni si è assistito alla presenza sul mercato di protesi biologiche, siamo arrivati fino a circa 18 tipi di protesi diverse. Ultimamente però si sono ridotte numericamente e sono rimaste sul mercato quelle che hanno più storia e risultati migliori. Abbiamo già detto che non tutte le protesi sono uguali e la differenziazione più importante è la presenza del crosslink. Il crosslink è un legame chimico prodotto durante la manifattura dell'impianto che dà una resistenza alle metalloproteinasi, quindi batteri, quindi resistono di più alle infezioni, garantiscono una struttura del collagene più duratura e soprattutto il più duratura nel tempo. Tant'è vero che dopo 10 anni nella nostra esperienza, e questo si è evidenziato alle TAC e o alla risonanza magnetica dei pazienti, il materiale crosslinkato è ancora presente e non completamente rimodellato. Le protesi biologiche, anche dello stesso gruppo, quindi crosslinkato e non crosslinkato, danno risultati diversi. Stessi gruppi, protesi non crosslinked, posizionati da uno stesso gruppo, danno recidive diverse. Vedete Stratis 17 rispetto a Xematrix 59B. 59.1. Anche la nostra esperienza ha confermato la stessa cosa con le biologiche crosslinkate. Tant'è vero che dei due gruppi noi abbiamo avuto un tasso di recidiva del Permacol 2.8% rispetto a quelli del Collamed 23.0%, quindi stesso gruppo di protesi crosslinkate, risultati fortemente diversi in termini di recidiva. Il gruppo italiano delle protesi biologiche a cui abbiamo partecipato ha proposto questo modello riguardo l'uso del materiale biologico. In presenza sempre di campo infetto, che quello è il target della protesi biologica come anche delle BioLike, è quello che praticamente quando c'è una perdita di sostanza, cioè non si riesce ad esempio a chiudere la linea mediana, la protesi viene messa a ponte. L'uso di una protesi crosslink è obbligatoria, quindi più c'è difetto e più deve essere scelta la protesi crosslinkata, e questo è anche confermato da lavori importanti come il famoso Rich Study, dove si utilizzava una protesi e dove non veniva una protesi e dove non veniva chiusa la linea mediana e la protesi veniva messa a ponte, il tasso di recidiva era 44% a 2 anni, e naturalmente è un tasso di recidiva altissimo, non accettabile, anche se nelle altre condizioni i risultati sono sempre abbastanza pesanti. Tale scelta è anche dettata dalle linee guida a cui abbiamo partecipato. Comunque, tornando a un concetto importante, nel momento in cui dobbiamo mettere una protesi a punto, noi dobbiamo sempre scegliere una protesi biologica. Ebbene, tale scelta è stata dettata anche, l'abbiamo detto, dalle linee guida. Numero uno, abbiamo partecipato nel 2000. Qui venivano sottolineate ancora una volta le indicazioni del biologico esclusivamente nei campi a rischio di infezione e dell'utilizzo specifico delle protesi crosslink e non crosslink. Sempre nella Medicia Consensus si è confermato un dato importante, il follow-up, la necessità di un follow-up a 5 anni.
e non un follow-up di 2 anni come abbiamo visto fino ad ora. Dove posizionare la protesi? Quello è un dato molto importante e praticamente che può inficiare i risultati. Qui vedete i vari posizionamenti, la posizione subleale muscolare è sicuramente la migliore e questo viene confermato da questa meta-analisi. Anche questo concetto della tecnica di Ristoppa sicuramente anche in America sta prendendo piede e anche in America la posizione retromuscolare proprio-peritonale è considerata sicuramente il gold standard, la migliore riparazione dove si può posizionare bene una protesi. E il biologico in questa sede è il meglio modellato per la vascolizzazione e il retromuscolare ha sicuramente meno complicanze e recidive rispetto all'underlay. Questo è un lavoro del Ventral Hernia Collaborative Writing Group che ha fatto un studio multicentrico con un lavoro enorme di letteratura e ha estrapolato questo dato molto importante. Sicuramente il posizionamento retromuscolare ha meno problematiche rispetto alla riparazione underlay. L'avvento delle biosintetiche avrebbe dovuto schiacciare le biologiche, così non è stato. E infatti si stanno facendo gli stessi errori di quando inizialmente si usavano le biologiche indiscriminatamente. Quelli in commercio sono 3 e tutti si rimodellano per idrolisi. Praticamente che cosa fanno? Fanno quello che fanno le biologiche, dovrebbero fare quello che fanno le biologiche, però sicuramente a un basso costo. Il BOA è un materiale che si rimodella per idrolisi in 6 mesi, hanno fatto vari lavori, sono usciti nel 2017 con il Cobra Study dove si utilizzava in un campo potenzialmente infetto la protesi in posizione del 90% retromuscolare, lo vedete qua, è un 10% intraperitoneale. I risultati a 2 anni era una recidiva intorno al 17%, che poteva essere considerata accettabile. Se noi andiamo a vedere gli altri lavori sul BOA, anche questi concludono praticamente come già concludevano gli studi veri biologici. Piccoli gruppi e necessità di avere larghe serie, studi prospettici, di avere registri. Per esempio questo è un lavoro che l'ho preso perché è un BOA versus una protesi sintetica. Vedete il posizionamento con degli insuccessi praticamente apparentemente buoni, ma poi in realtà sono a mio avviso non soddisfacenti. Vedete per esempio quest'altro studio con grado 2 o 3 in posizione retromuscolare, la recidiva intorno all'8.2%, in intraperiodare il 50%. Ricordiamo che di solito queste protesi sintetiche non si utilizzano per intraperitoneale per problemi che hanno dato, ma comunque è da sottolineare praticamente che il follow-up di questi studi delle sintetiche è sempre limitato al massimo a 2 anni. La Tiger Mesh è una protesi che in Italia non ha preso tanto piede, è formata da 2 tipi di fibre che si riassorbono a breve e a lungo termine, comunque sempre per idrolisi, e in 3 anni la protesi dovrebbe essere completamente rimodellata. I studi sono molto pochi, sono soprattutto sull'ernia inguinale, dove i risultati non sono soddisfacenti, e ricordo soltanto questo studio all'inizio dell'esperienza con la Tiger Mesh, dove praticamente con un follow-up ridotto i 12 mesi, si aveva una recidiva intorno al 15%. La FASX invece la più presente in letteratura e si rimodella in 12 mesi. Purtroppo i lavori anche questi con un follow-up massimo di 2 anni, con un tasso di recidiva buono, ma tutti quanti sottolineano la necessità di studi futuri e prospettici, ma se noi andiamo a guardare i gradi, sono gradi essenzialmente di grado 2, quindi grado di comorbidità, pochi di grado 3, con recidive che possono essere anche accettabili perché sono 5, 7, 6, 7%, ma hanno un follow-up sempre limitato con
studi, necessità di studi ulteriori. Quindi praticamente abbiamo le stesse conclusioni delle protesi biologiche. Questo è un altro studio dove praticamente la recidiva sì è bassa, è 0%, ma i casi sono limitati, con un follow up sempre meno di 2 anni. Quello che tengo a sottolineare, che è lo studio diciamo principe per quanto riguarda la FASIX, è questo, questo qua, dove praticamente è stato studiato fino a 3 anni, ma nel follow-up a 18 mesi, considerate che su 121 FASIX soltanto il 79% di pazienti ha terminato il follow-up, la recidiva è intorno all'11 casi, intorno al 9%, con un SSO che è uguale a quello del biologico e di quelle altre sintetiche, intorno al 17-20%, con tasso di reintervento intorno all'8%. Ma questo è in classe 1, e la cosa più sorprendente è che il follow-up a 3 anni, soltanto il 68% dei pazienti lo hanno terminato, ha una recidiva che si è raddoppiata al 17%, con un tasso di reintervento intorno al 12%. In un anno praticamente si è raddoppiato la recidiva. E allora i risultati a 5 anni, a 6 anni, come quelli che abbiamo delle protesi biologiche, quali saranno? E infatti, purtroppo bisogna vederlo nel tempo. Naturalmente, quale protesi scelgo allo stato attuale? Biologico o sintetico biolike? Certo, ogni paziente è diverso e soprattutto negli addomi complessi bisogna valutare tanti fattori e soprattutto la comorbidità, ma proprio per questo è meglio non sbagliare la scelta e la tecnica chirurgica. Una recidiva di questi pazienti potrebbe anche non essere più riparata nuovamente, sempre con più difficoltà. E a tuttora noi preferiamo, in campi potenzialmente contaminati, un impianto biologico cross-linked e in posizione retromuscolare. E questo per i risultati della nostra esperienza. In questo studio sono riportati i risultati pessimi oltre 5 anni con una protesi cross-link. Bene, questi autori hanno riportato una recidiva al 66% con una rimozione protesica non indifferente. Noi abbiamo risposto con la stessa a questo lavoro con la nostra serie, che prendeva una piccola parte rispetto a quell'altra, 28 casi soltanto con follow-up a 5 anni di protesi cross-linkate. Considerate questo è un lavoro del 2015, adesso è aumentato, ma quindi il follow-up di pazienti siamo arrivati a 48 pazienti, ma la recidiva è aumentata solo di un caso, con praticamente un'assenza di rimozione della protesi. Ora, la differenza di perché c'è questo risultato? La differenza del risultato è il posizionamento, che nel nostro caso è principalmente retromuscolare. Le nostre due recidive sono proprio per un posizionamento a bridge. E il ponte, praticamente, è una situazione di emergenza, ma non è una nostra scelta, perché la nostra scelta è una scelta prettamente di una ricostruzione retromuscolare. Andiamo a vedere il lavoro di Sarra. Vedete praticamente un'esperienza che non c'è un orientamento preciso e quindi praticamente i risultati sono pessimi, e vedete che anche la scelta del grado, praticamente il 49% al terzo grado rispetto al nostro, che è praticamente essenzialmente nel grado 3, quindi un grado potenzialmente infetto, e i risultati nostri sono nettamente migliori. Pertanto, per concludere, quali sono i fattori di successo nella riparazione degli addomi complessi? Sono indicazioni appropriate, tecnica rigorosa e esperienza del chirurgo o del gruppo che si interessa della ricostruzione, sede di impianto nostra retromuscolare e soprattutto la scelta idonea del materiale protesico. Grazie. Grazie Francesco, sempre veramente super interessante e anche esaustivo. Ci sono domande dai partecipanti?
Ecco, vedo una manina alzata da Enrico Lauro, a cui possiamo dare la parola. Diamo pure la parola a Enrico Lauro. Eccomi, mi sentite? Sì, benissimo. Io ne approfitto, visto che ci siete, vi faccio le domande. E parlando di gradi, dei gradi sull'infezione delle ferite, come bisogna considerare un paziente che, secondo voi, ha avuto un laparocele in seguito, per esempio, a una brutta peritonite stercoracea o una deiscenza di un'anastomosi, quindi è stato operato, è stato, diciamo, pulito, è stato portato in una situazione ottimale, dopo qualche anno lo vediamo in ambulatorio con il suo laparocele. Sappiamo che quel laparocele si è formato dopo un intervento complesso in cui c'era un campo contaminato e vogliamo andare a operarlo per il laparocele. Come dobbiamo considerarla quella ferita? È ancora... esiste il downstaging, diciamo, del gradi delle infezioni delle ferite, o va sempre poi considerato nel tempo come un paziente con un campo potenzialmente infetto? Quindi come dovrò prediligere materiali biologici qualora io sappia che quella procella è frutto di una grossa infezione, oppure se vedo che il paziente non è più settico, ovviamente dopo tanti anni, posso fidarmi a impiantare anche un materiale non biologico? Cosa ne pensate? Rispondo io? Allora, secondo il mio parere, se il paziente ha passato, diciamo, il periodo acuto, sono passati anni, non ha nessun problema, è presente la procedura, deve essere trattato come un paziente normale, non classificarlo come grado 3, valutare le comorbidità e per lo più utilizzare protesi sintetiche e non protesi biologiche. Se non c'è la necessità, preferisco non utilizzarle. Ok, perché qualcun altro che ha un'idea diversa? O tutti d'accordo? Sì. Condivido quello che ha detto Francesco. A me è capitato, vi racconto, così sto proprio ragionando con voi, mi è capitato di dover rioperare una paziente che aveva avuto ai tempi una brutta peritonite e mi ricordo che facendomi strada nello spazio retromuscolare per ricavare una RIV, ma questi erano passati anni, quindi una paziente come di quelle che stiamo raccontando adesso, quelle che potenzialmente potrebbero essere guarite e non più infette. Mi ricordo che ogni tanto con l'elettrobisturi si aprivano delle microsacche, delle piccole sacchette di pus, e come se ci fossero stati dei piccoli focolai settici nascosti qua e là nello spazio fasciale. In quell'occasione poi non mi sono fidato io sinceramente a mettere una rete sintetica, ho usato una biologica, però mi ha fatto riflettere quella cosa, perché il caso sembrava, diciamo, poter richiedere una rete non biologica, cioè una rete sintetica. Però possono capitare queste cose, magari non so se l'avete mai notato anche voi, delle sorprese, ecco. Sì, infatti, quello che aveva accennato prima della presentazione il dottor Ipponi, che praticamente è importante la valutazione anche intraoperatoria, per il semplice fatto che si può cambiare tipo di intervento e indirizzo di intervento in corso di opera, per cui praticamente se tu trovi degli microscessi, giudichi un paziente ad alto rischio, sicuramente non c'è niente di strano cambiare il tipo anche di atteggiamento protesico. Il piano A, B e C, insomma, certo. L'importanza. Enrico, quindi anche di avere nel proprio deposito materiali diversi. Ripetiamo sempre ancora una volta, nel toolbox del chirurgo di parete deve esserci non un tipo di parete, ma di protesi, ma tanti, possibilmente tanti di protesi fra le sintetiche e le biologiche,
perché proprio varia, cambia il tipo di atteggiamento e il tipo anche di riparazione che uno deve fare. Chiaro. Guarda Enrico, scusami se mi intrometto. Allora, confermo quello che tu stai dicendo, nel senso che a me è capitato di trovare a distanza di tempo delle lacune, delle piccole cistine con materiale cremoso. In alcune ho trovato nessuna cultura positiva per i batteri, perché prendo dei sample per diciamo cultura biologica. In altri casi invece ho trovato una contaminazione. Questo secondo me è un momento importante, perché noi dobbiamo sapere che tipi di germi abbiamo a che fare. Quindi quando ti capita l'occasione di vedere quelle piccole lacune con materiale corpuscolato, innanzitutto preleva sempre un campione. Guarda, il professor Stoppà, Gabriele se lo ricorda, quando impiantava il poliestere per fare l'intervento di Stoppà per l'ernia bilaterale, mandava sempre un pezzetto messo dentro una provetta sterile di vetro a fare l'esame il citologico. Perché, appunto, cioè, scusa, l'esame culturale, perché nonostante il materiale fosse sterile, lui aveva sempre paura di un'infezione che nel poliestere, a quei tempi il vecchio poliestere, era un'infezione piuttosto grave a causa della natura del materiale, era il materiale cambiato. Quindi il take-home message: prendi sempre campioni. Naturalmente nel sospetto, visto che la risposta dell'eventuale esame culturale arriverà dopo un paio di giorni, non ti è concesso ad aspettare, nel dubbio metti sempre appunto un materiale biologico. Allora, il problema del materiale biologico è il costo, parliamoci chiaro. Costo che è croce e delizia un po' di chi deve gestire un budget. Credetemi, non è facile, parlando con le aziende, insomma, con le aziende più illuminate, si può arrivare anche ad avere delle possibilità di conto deposito, quindi cioè di utilizzare quello che si può, cioè quello che io uso pago, quello che non uso lo lascio lì nell'armadio, ma ce l'ho disponibile ad ogni ora del giorno e della notte, perché la chirurgia d'urgenza con gli addomini complessi non conosce orario. Quindi è sempre bene avere nell'armadio sintetico di buona qualità, ma sempre un biologico di eccellente qualità, appunto, materiale possibilmente con uno spessore attorno a un millimetro e mezzo, non lo prendere troppo sottile, possibilmente cross-linkato, perché in passato si era parlato dei vantaggi del non cross-linkato rispetto al cross-linkato. Devo dire, io ho usato entrambi e non ho notato nessuna differenza sostanziale. Soltanto una sensazione che il non cross-linkato dia una migliore risposta biologica di rigenerazione, non di riparazione, a distanza del tempo. Però dall'altro lato, dopo un anno tu non hai più niente, un po' di più, capito? Per cui il cross-linkato ti dà, diciamo, una sicurezza, come se tu compri una macchina, sì, spenderai forse un po' di più, ma ti dura di più e non ti lascia sicuramente a piedi. Quindi il mio consiglio è quello lì. Poi, quando avete finito il discorso, vi volevo fare vedere due slide che ho ricavato mentre Francesco faceva la presentazione, lo scaricate da internet, che tratta di una survey fatta, quindi un valore statistico basta, insomma, dal punto di vista scientifico, però sono utili a capire la nomea che si sono fatte le protesi biologiche. Guardate che quando io ho cominciato a usare le biologiche, tutte le persone che mi erano d'intorno, anche quelli un po' più addetti, mi hanno detto: ma sei matto, perché la biologica ti dà la recidiva, guarda, io l'ho usato una volta, ho avuto la recidiva, guarda, sono dei costosi sacchi erniari perché avrai la recidiva, eccetera, eccetera. Io naturalmente mi sono documentato, ho ragionato un po' per conto mio, mi sono confrontato appunto con l'amico Francesco, che trovo una fonte preziosa di informazioni e anche di discussione, ed ho proseguito impiantando le biologiche, e devo dire con risultati estremamente soddisfacenti, con numeri per quanto recidiva e complicazioni paragonabili a quelle delle sintetiche in condizioni ambientali nettamente peggiori. Allora, io ho questo affaretto, questa presentazioncina di 4 slide di un lavoro fatto da Rosen, dal gruppo di Rosen, su quello che i chirurghi
usano o hanno opinione delle biologiche. E qui si capisce perché per lungo tempo c'è stata una pessima opinione nei confronti di questi materiali. Quindi, quando volete, se avete tempo, io ve lo faccio vedere. Al termine della discussione, sono tre slide, però vi fa capire qual è il livello di cultura media nell'ambito della comunità chirurgica. Io volevo dire, a proposito, che c'è un lavoro di Stoppà su queste, che cita delle infezioni tardive delle protesi, addirittura ne citava dopo 5-7 anni. E allora erano materiali differenti, logicamente, di quelli di adesso, molto più sensibili, diciamo, alle infezioni, per cui si creavano proprio dei sinus dalla parete alla protesi. Per cui bisogna stare attenti al... Penso che, nonostante l'evoluzione delle protesi sintetiche, ci sia sempre questo pericolo di infezioni tardive, anche a distanza di mesi, di anni, che magari dopo qualche chirurgo fa passare con la paziente, come dice, ah, lei ha un'intolleranza alla protesi. In realtà è mascherare un'infezione con un discorso di intolleranza. Invece volevo fare una domanda a Francesco sulle, che mi pare che giustamente, visto la modernità appunto anche del contenzioso biologico biosintetico, sul sintetico puro, prima Pierluigi ha spezzato proprio una lancia in favore delle caratteristica idrofilica, diciamo, del poliestere. Tu sei d'accordo o cosa pensi a proposito delle sintetiche? Delle sintetiche? Allora, sicuramente ci sono sintetiche e sintetiche che danno reazioni infiammatorie più o meno evidente. Quello che tu dicevi, Stoppà, l'analisi di Stoppà e tutto, è vero. È anche vero che i materiali di 20 anni fa sono ben diversi da quelli di adesso. Però c'è anche da dire che il poliestere è sempre stato un buonissimo materiale, usato per tanti anni, però allo stato attuale mi sembra anche un po' demodé, cioè nel senso che si può utilizzare tranquillamente se uno ha, ma ci sono dei materiali sicuramente più moderni che hanno meno reazione infiammatoria, sono molto importante, come aveva detto già accennato Pierluigi, la tessitura diversa, per cui sono tutti piccole particolarità che fanno bene, fanno buona una rete. Naturalmente il poliestere è buono, questo sì, però poi, come vedremo poi anche nella relazione successiva, se si infetta è quello che sicuramente ha più rischio di essere rimosso, e quindi ha più rischio, praticamente ha più potenzialità di infettarsi rispetto a un polipropilene macroporoso o a un PVDF. Quindi è un prodotto che ha fatto la sua storia, può essere ben ancora adesso ben rappresentativo e avere un suo utilizzo, però non uno come anche altri. Filippo? Non sono d'accordo. Una volta ecco tanto non sono d'accordo. Non ecco, sono d'accordo perché... Ecco perché ti ho chiamato. Nel senso che il poliestere vecchia maniera, quello che usava Stoppà, e Gabriele se lo ricorda bene, era prono all'infezione, perché era una struttura molto filamentosa ed era una struttura, fra l'altro, che aveva un grosso limite meccanico. Cioè aveva un cedimento meccanico da stress nel tempo, che poteva essere causa di recidiva. Attualmente il poliestere ha tutto un altro sistema tessile, di poliestere è rimasto soltanto la molecola. Ti posso garantire che certamente tu hai citato delle molecole molto avanzate come PVDF, indubbiamente, però io sto utilizzando ampiamente il ProGrip, che non è altro che un poliestere, e non ho notato assolutamente né una somiglianza fisica con il vecchio poliestere, né, diciamo, i problemi legati al vecchio poliestere. Non mi dà infezione, non ho, mai ne ho piantati più di quasi 200 in tutto il corso di quest'anno, parlo sulla paroceli, non sull'ernia inguinale. Devo dire, quindi, il poliestere to cure è la molecola, ma le protesi in poliestere oggi sono difficilmente distinguibili apparentemente da quelle di polipropilene. E la resistenza meccanica è cambiata perché l'orditura, la tessitura è diversa,
E ti ripeto, il concetto della idrofilicità, che dice, ma che vuol dire? Ma è molto semplice, le protesi per funzionare devono essere colonizzate. Per essere colonizzate le cellule devono invaderle. Le cellule sono abituate a camminare in un ambiente tridimensionale, perché il collagene, la matrice è tridimensionale, e le protesi gran parte lo sono, ma più che altro per camminare hanno bisogno di una idrofilicità. Le nostre cellule sono idrofiliche, non sono idrofobiche, e quindi loro camminano meglio e colonizzano meglio tessuti idrofilici rispetto a quelli idrofobici. Per cui, secondo me, il poliestere moderno è una molecola di tutto rispetto, che non ha niente da invidiare al polipropilene. Se poi mi parli di molecole innovative che tu hai citato e di cui io non ho una grande esperienza, sicuramente mi piace per certi aspetti. Forse per i laparoscelli che stiamo trattando hanno delle caratteristiche meccaniche anche superiori rispetto a quella poliesteri che stavo citando prima, cioè meccanicamente hanno più capacità di robustezza, resistenza meccanica all'esplosione, alla rottura maggiore, questo è indubbio. Hanno anche un aspetto di poro maggiore, quindi insomma c'ha effettivamente dei vantaggi, questo è, possiamo discuterne, però per una chirurgia diciamo di media e grande difetto di parete, non dico grandissimo, il poliestere non ha nulla a che invidiare, e lo dimostra la tesi, il lavoro che ho fatto fare a una specializzanda un paio d'anni fa, dove c'erano negli addomi complessi mescolati sia le biologiche che le sintetiche, con risultati diciamo eccellenti per entrambe. Certo. Questo... niente da obiettare, questo sicuramente. Scusami, una pillola d'esperienza che mi ricollega ancora al discorso di Lauro. Quando parlava dell'infezione, è venuta a mente, a dicembre sono stato chiamato ad operare a Milano, lì all'università, un parente di un direttore che aveva avuto una recidiva su un laparoscele e ora gli era venuta anche una recidiva su un parastomale. Bene, il paziente mi hanno raccontato nell'anamnesi che aveva avuto un'infezione della stomia quando gliel'hanno chiusa. Io non ho trovato niente, ho messo una protesi in poliestere self-grippante, con eccellenti risultati, peccato che 4-5 giorni dopo l'intervento è cominciata a diventare rossa la ferita nella cute, anzi, nella zona parastomale. Sono stati prelevati dei campioni, quindi vi immaginate, io a Firenze e quella a Milano sono stato veramente male, e telefonavo tutti i giorni, ed è venuto fuori una cultura batterica positiva da contaminazione di germi intestinali, quindi non ho toccato l'intestino, per cui io penso che quell'infezione che è stata poi trattata con drenaggio percutaneo, lavaggio, antibiotico, bagno del paziente, sia un regalo della vecchia infezione della chiusura della stomia. Quindi a quelli più giovani dico, state attenti quando andate a gestire le ernie parastomali, perché sono bastarde. Va bene. Allora, direi di passare alla prossima relazione, così riusciamo a mantenere i tempi. Sarà sempre il professor Gossetti, ci parlerà della terapia a pressione negativa, della VAC therapy. A te, Francesco. La terapia a pressione negativa deve far parte del toolbox del chirurgo della parete addominale e rientra nel trattamento del wound care. In tutti gli ospedali ci dovrebbero essere specialisti, sia medici che infermieri, esperti del settore. Le infezioni del sito chirurgico rappresentano la seconda infezione più frequente sia in Europa che negli Stati Uniti e ha un'incidenza fra il 20 e il 30% dopo chirurgia maggiore. Tutti i pazienti sottoposti a un intervento chirurgico sono a rischio di sviluppare delle complicanze intra e post-operatorie che si associano a un prolungamento della degenza ospedaliera. Possono richiedere un nuovo intervento chirurgico, un posto di ricovero in terapia intensiva e in molti casi si può avere un impatto significativo sulla mortalità. Le infezioni del sito chirurgico si possono così classificare: superficiali, infezioni che coinvolgono solo cute e sottocute, profonde, infezioni che coinvolgono fino alla fascia muscolare, oppure essere infezioni di organo. In questa diapositiva viene evidenziata la spesa per una riparazione di un addome complesso che viene identificata in circa $35,000.
Questa spesa aumenta sensibilmente in presenza di un'infezione della ferita fino a 65.000 dollari e ancor più in presenza di un'infezione protesica. Vedete anche come sale sensibilmente il prezzo con l'utilizzo di una protesi biologica. La Consensus Conference in USA a gennaio del 2015, è già citata nella precedente relazione, evidenziava l'importanza del ruolo della pressione negativa nella ricostruzione della parete addominale e soprattutto il ruolo degli impianti protesici sia sintetici che biologici. Ormai sono scontati gli effetti della pressione negativa sulle ferite acute o croniche perché accelerano il wound healing, naturalmente stimolando la formazione di tessuto e granulazione con neoangiogenesi, pulendo continuativamente la ferita, una rimozione continua di essudato con i fattori di infiammazione e le citochine, riduce l'edema interstiziale, riduce la carica batterica con il suo clearing, inoltre una produzione meccanica dalle infezioni esterne e nella fattispecie promuove la granulazione sulla protesi e la formazione di tessuto sia sulle biologiche che sulle sintetiche. E vedremo che i risultati migliori si avranno con protesi macrotomose. E ancora riduce la ospedalizzazione con riduzione sensibile delle complicanze. Si sottolineava ancora la necessità di promuovere e valutare le nuove tecnologie quali gli steel o le spugne di nuova generazione. Le nostre linee guida prevedono sempre la presenza della pressione negativa. In un campo infetto, noi abbiamo già detto che l'uso di qualsiasi impianto materiale protesico è controindicato. E abbiamo visto anche il biologico è considerato, e quindi in questi casi è preferibile utilizzare una pressione negativa a pulizia dell'addome per qualche giorno, 3-4 giorni, trattamento all'open domen, qui per esempio lo vedete con la bittera. E vedete come le anse intestinali, siano ben deterse e non edematose con il trattamento a pressione negativa. In cartouche si evidenziava una anastomosi intestinale che con l'uso della terapia viene posizionata nel più declivemente possibile, lontano dalla suzione, quindi una volta deterso l'addome si può chiudere bene la parete addominale. Ricordo inoltre che l'utilizzo della pressione negativa nelle chiusure fasciali progressive in associazione con metodiche di avvicinamento. In questo caso il dispositivo della canica atta ad avvicinare progressivamente la fascia e così chiudere la parete addominale, agevolmente anche in presenza di mastomia. Nelle nostre sempre linee guida post-operatorie, la medicazione profilattica a pressione negativa diviene indispensabile nel trattamento della ricostruzione dell'addome. Una delle prime esperienze in letteratura dell'utilizzo della prevenzione che veniva effettuata non con un device specifico ma con una spugna standard con l'utilizzo di una gazza grassa a protezione dell'incisione e viene paragonato l'utilizzo della medicazione preventiva a pressione negativa con una medicazione standard e vedete che gli outcome sia per l'SSI che per l'SSO sono migliori per i pazienti con terapia. Qui due casi di ferite difficili nella chirurgia preaddominale della nostra esperienza con una medicazione preventiva tradizionale e l'altra con un device specifico o prevena. La prevena aiuta a ridurre le forze di tensione sull'incisione e determina un massaggio migliorando una vascolarizzazione che favorisce naturalmente la guarigione della ferita. In questa meta-analisi a 276 lavori hanno scelto 11 lavori che sono più significativi sull'uso della prevena, un lavoro recente, negli interventi di ricostruzione preaddominale. Viene confermata la validità della terapia con la riduzione dell'infezione e della discesa con valori statisticamente significativi.
In questa diapositiva si evidenzia invece una tecnica ibrida, chiamata French Fry, che unisce la spugna della pressione negativa tradizionale alla medicazione della prevenzione, con l'intento di eliminare gli spazi morti, favorire il drenaggio, riduzione della tensione e naturalmente anche la riduzione dei sieromi. La utilizziamo sempre quando, ad esempio, come in questo caso, c'è un panicolo adiposo evidente di oltre 7 cm. Ma l'infezione protesica è una delle complicanze più temibili nella ricostruzione dei livelli addominali e ha un'incidenza che varia dallo 0,7 al 30%. È una delle cause più frequenti di reintervento, prolunga la preospedalizzazione del paziente e avete visto quanto incrementa i costi della sanità. Ma il chirurgo attua tutte le metodi possibili per salvare la mesh. Quando possiamo parlare di un'infezione protesica? Quando abbiamo una mesh esposta, quando abbiamo un sinus tract, quando abbiamo una raccolta periprotesica, oppure dei segni e sintomi proprio di infezione franca, la mesh febbre, leucocitosi, un'iperemia cutanea, oppure anche una presenza di una fistola intercutanea. E in questa diapositiva viene segnalata l'importanza della pressione negativa con mesh infetta. Le mesh salvate erano in maggior parte polipropilene macroporoso, ma anche vedete che il PVDF ha una buona possibilità di salvataggio. E il posizionamento non era intraperitoneale, ad eccezione appunto di una, ma extraperitoneale. Quindi probabilmente le protesi extraperitoneali si salvano sicuramente meglio. Una mesh non rimossa sicuramente è un bel successo per il chirurgo. Però dobbiamo ricordare che anche rimozioni parziali possono essere fatte, ma non risolvere la problematica dell'infezione. Infatti si è visto in letteratura che più del 70% di pazienti con protesi parzialmente rimosse ripresentavano l'infezione a distanza di tempo. In questa diapositiva l'esperienza di più autori con mesh infette, protesi multifilamento, quali poliestere, oppure le PTFE, oppure le protesi lamellari, oppure protesi compositi, cioè che facilitano l'aderenza batterica e non il clearing batterico, difficilmente si salvano e si devono espiantare. Naturalmente la protesi PTFE e le protesi composite, se si infettano, è inutile aspettare, ma occorre rimuovere sempre la protesi. In questo lavoro viene sottolineato l'importanza del posizionamento e il tipo di mesh per le infezioni. È confermato quanto detto in precedenza. Lo spazio retromuscolare, è lo spazio ideale per il posizionamento della mesh. Se si infetta in questa posizione o più superficialmente, abbiamo la possibilità di salvare la protesi, in questo lavoro oltre il 72%. Rispetto al posizionamento intraperitoneale che si salva raramente e si conferma ancora di più come le PTFE e le composite non si riescono a salvare. Qui potete vedere invece l'algoritmo di strategia della scuola di Tony di Hannaford che sul trattamento dell'infezione rimuovono tutte le protesi ad eccezione del polipropilene light e se non è presente lo staffilococco metacillino resistente. Inoltre rimuovono, e questa è una cosa sottolineata in rosso, sempre le protesi in pazienti con fumatori attivi. Qui potete vedere uno dei nostri esempi di mesh esposte che con la pressione negativa si sono infiltrate da tessuto neoformato e risolto in poche settimane. Qui vi faccio vedere invece le due protesi che nonostante la prevena hanno presentato discendenza di ferita nella zona, ad esempio qui dell'incrocio fra le due incisioni. E successivamente, risolti sempre, e successivamente in questo disastro parietale, dove praticamente sempre con la prevena posizionata precedentemente, vedete qui le infezioni di ferita non di mesh, ma si vede qui, si intravede che poi con la pressione negativa sono andate a risolversi completamente. La protesi biologica è esposta con cedimento della linea mediana e lateralizzazione dei muscoli retti che già all'intervento erano scarsamente presenti e con una necrosi cutanea. Naturalmente eravamo scoraggiati e abbiamo posizionato la terapia a pressione negativa inizialmente con l'ISTIL e poi una volta deterta con la terapia standard. Potete notare qua gettoni di granulazione
fra i pori della matrice, della matrice biologica, e quindi, anche se non si vede bene, nel continuo di raccolta, solitamente con i pori biologici si nota un segreto bianco lattescenze, che non è materiale purulento, ma è la protosi che viene sfaldata, ma senza grossi problemi per la tenuta, in quanto sostituita da tessuto. Tessuto che resiste nel tempo. Ricordo il posizionamento di un'interfaccia fra la protesi e la spugna. Noi usiamo l'adaptic quando utilizziamo la terapia a pressione negativa. Dopo trattamento con la VAC di detersione, noi dopo 2 mesi abbiamo coperto in questo caso con un innesto cutaneo protetto sempre con la pressione negativa. Il problema si è risolto. Questa paziente dopo 4 anni è ancora libera da recidiva, poi purtroppo però è deceduta per problemi vascolari. Questo è l'unico lavoro su PubMed dell'esperienza del gruppo chirurgico di Catania e professor Russiello, dove si segnala l'utilizzo della pressione negativa per il salvataggio di protesi biologiche cross-linkate con una revisione della letteratura. Gli autori hanno trovato soltanto in letteratura soltanto 12 casi di salvataggio della protesi cross-linking. Questo significa sicuramente che non vengono segnalati in letteratura e sarebbe opportuno incoraggiare e segnalare gli insuccessi e la possibilità di soluzione alle problematiche biologiche, soprattutto con la terapia a pressione negativa. Questo è un nostro caso, una paziente con una comorbidità, era diabetica, obesa, fumatrice, immunosoppressa, e questo è il risultato post-intervento. Naturalmente con Bond e Brightman chirurgico e una terapia a pressione negativa il problema si è risolto, ma forse si sarebbe potuto evitare. Infatti bisogna stare attenti quando si opera questi pazienti, preparandoli bene all'intervento chirurgico, sapendo che questi pazienti inoltre rispondono in modo peggiore alle infezioni. Grazie. Bene, grazie Francesco. Ci sono domande? Ecco qui una domanda, vediamo. Il dottor Corso, prego, diamogli pure la parola. Salve di nuovo, il professor Dossetti, ho visto l'ultimo caso che ho presentato. Allora, io vi presenterò un caso abbastanza simile in urgenza, cui dopo successivamente ho applicato la VAC therapy, però non con l'instillazione, perché come vi presenterò praticamente era un laparoscelo incarcerato rotto con ansa rotta, quindi con contaminazione in urgenza in una obesa di 140 kg, 44 di BMI, fatto dalle 9 a mezzanotte, l'ho fatto io l'anno scorso. Successivamente ha sviluppato o un sieroma o una liponecrosi, non si può ben capire bene, comunque una raccolta sottocutanea, e abbiamo cercato di ragionare un attimino. Io ho fatto una rivisi, quindi comunque abbiamo messo una rete protesica biologica sotto, al di sotto dei ventri muscolari, e cerchiamo di capire un attimo cosa potesse in una fase post-operatoria abbastanza precoce, cosa potesse danneggiare di meno la struttura della membrana biologica. Quindi avevamo pensato all'estilazione con la botera, però alla fine abbiamo scelto abbiamo pensato anche di utilizzare delle lamine adaptic e una spugna grigia. Non abbiamo fatto nessuna delle due, abbiamo utilizzato una white foam sulla più profonda e una spugna grigia più superficiale a una pressione a 150 mm di mercurio. È andata molto bene, nel senso che poi anche questo qui ha avuto problematiche cardiovascolari, però è in piedi, anzi vuole essere operato ora di ginocchio, per un altro protesi di ginocchio, beati loro. Niente, volevo capire se aveva avuto esperienza anche con le white foam sulle reti protesiche esposte. Mentre per il caso di cui avevo parlato precedentemente col professor Ripponi, trattato in Toscana dal GIA, la signora, essendo stata operata più volte, non aveva praticamente più tessuto cutaneo da sovrapporre alla protesi. Quindi quella protesi biologica che è stata messa e successivamente trattata più volte
era stata coperta innanzitutto con una applicando della una VAC therapy, però in questo caso però con l'adaptic superficiale, che ha dato buoni risultati all'inizio, poi successivamente trattandolo e medicandolo di continuo, alla fine gemmava e granuleggiava a livello della membrana della protesi biologica, e alla fine si è ricoperta tutta e ripetibilizzata tutta, fumatrice, e in questo caso è plurioperata, come le dicevo. Quindi la mia domanda più che altro è se ha anche esperienza, se ci sono degli studi sull'applicazione del wet foam per il salvataggio o comunque il trattamento di back therapy in presenza di protesi biologiche, in confronto con una abtera con instillazione. Grazie. Allora, c'è da fare due puntualizzazioni. La bittera è una, diciamo, è un device specifico per l'addome. Sì, per l'addome, sì, ha ragione. Ovviamente non lo utilizzerei. Il problema della spugna bianca è una spugna bagnata, cioè l'intento di utilizzare la pressione negativa con l'impianto biologico è quello proprio di non seccare la protesi, nel senso che se uno utilizza la pressione negativa senza bagnare la biologica, si rischia che probabilmente dopo 3 giorni che tu hai utilizzato troviamo la spugna classica che si attacca all'impianto biologico, che poi risulta secco più nelle protesi cross-linkate che nelle protesi non cross-linkate. L'errore è proprio quello, cioè dobbiamo mantenere la protesi biologica bagnata, umida, perché quella favorisce ancora di più l'incorporazione tissutale transporo, che va poi a colonizzare e a fissare, a cercare di rimodellare, la protesi stessa. Comunque la cosa importante, o utilizzi protesi spugna bianca, o utilizzi l'adaptic, è proprio quello, cioè di non far seccare la protesi. Poi ben venga appunto tutti i modi per l'instill, perché favorisce di più l'instill rispetto a una terapia normale, perché praticamente la pulizia, il clearing della protesi, di tutto quello dell'infiammazione, facilita una tessuturazione in tempi un po' più rapidi. Però praticamente secondo me è proprio il sistema di suzione che sicuramente va a migliorare e a salvare la protesi. Il ragionamento è stato fatto corretto fondamentalmente. Che ne pensate voi? Allora, mi stupisco che tu sia riuscito a salvare la protesi con questa procedura, perché io personalmente quando uso la VAC therapy anche con la spugna bianca per salvare una protesi, purtroppo se metto la pressione a meno 100, anzi meno 150 come tu hai detto, tu asciughi la protesi, non c'è verso. La protesi si sfalda. La protesi biologica è un tessuto biologico, quindi è composta gran parte d'acqua. Se tu vai a disidratare, la protesi rimane uno scaffold che dura 72 ore. Aspetta, quindi il concetto è bagnare la protesi, quindi instillare, che lo puoi fare con l'instilla se ce l'hai, altrimenti te la inventi, cioè metti fai un buchetto nella spugna, nella plastica, e gli fai la banana, cioè due fogli in maniera da sigillare, e dall'esterno tu irrighi la protesi e la ferita. Perché? La protesi biologica ha bisogno di acqua, te l'ho spiegato il motivo perché è biologica. Secondo, poi, ricordati che i processi di guarigione hanno bisogno dell'umidità. Cioè le medicazioni secche, come mettevamo un tempo, per esempio la garza iodoformica, danneggia il tessuto di granulazione. Non per nulla ora stanno tutti utilizzando, acquacelle, cioè sostanze che mantengano umido l'ambiente, perché altrimenti il processo di guarigione non avviene. Quindi il mio consiglio a te e a tutti gli altri, sì, usate la VAC, però cominciate a ridurre le pressioni di esercizio. L'ideale sarebbe 50, 75, meno 75 mm di mercurio, e di irrigare periodicamente la ferita, cioè la ferita e la protesi. Come? O con l'instilla, sempre della che si hai, oppure te lo fai da te se non dovessi avere per questioni contrattuali o di gara una cosa del genere.
Una cosa importantissima che vi vorrei suggerire, e se mi sente anche Marchese della Waldner, è che noi dovremmo fare uno studio sulla instillazione intracavitaria. Io lo sto suggerendo da anni, ma quando noi mettiamo l'aptera all'interno della cavità addominale, io ho notato, pur lavorando off-label, cioè mettendo l'instillazione periodica, un miglioramento delle qualità dei tessuti intestinali. C'ho le fotografie di diversi casi dove ho usato l'instilla e devo dire che il tessuto, la sierosa dell'intestino era nettamente migliore di quando io usavo soltanto la pressione negativa. Quindi quando avete gli open abdomen che poi dovete richiudere, utilizzate lo stesso appunto l'instillazione, perché l'instillazione, oltre che portare via, lavare, facilita anche i processi di rigenerazione. E naturalmente una volta che si va a chiudere, si mette la biologica, l'instilla continuarla. Perché e poi non cambiare mai, aumentare la pressione a 150, che non c'è motivo, perché la stacca ancora di più. No, no, solo un'altra cosa, però allora, a parte che anche noi abbiamo utilizzato gli still con Abtera in peritoniti importanti e ha dato degli ottimi risultati, quindi siamo anche versatili da questo punto di vista. Il ragionamento più che altro, rivedendo che non è che ho messo solo una spugna bianca, ne ho messa anche una superiore perché era uno spessore di parete di almeno 6 centimetri, c'era stato consigliato di utilizzare un 150 di pressione negativa, perché su una spugna bianca utilizzare pressioni inferiori non ci danno degli ottimi risultati, così ci hanno riferito quelli i famosi specialist, capito professore? Ci si è ragionati anche sul tipo di pressione. Comunque le medicazioni e le sostituzioni delle spugne sono state fatte e le spugne erano ancora belle umide, glielo posso assicurare perché l'ho seguita per almeno 2 mesi questa signora. Quindi diciamo che siamo stati fortunati, punto interrogativo. Era solo un sieroma, non era particolarmente infetto, questo qui è relativo alla questione. Fatto sta che per fortuna una paziente del genere, come poi vedrete quando presenterò il caso, per fortuna che ne ha tirate fuori le uova, perché altrimenti sarebbe stato un grosso problema. Grazie mille. Mi permetto. Vedo c'è un'altra domanda da parte del dottor Stefanoni, riusciamo a dargli voce, per favore. Prego. Buonasera, no, in realtà sono Stefano Ferfoglia, sono collega di Massimo Stefanoni. Approfitto per chiedere un paio di dritte dal punto di vista tecnico su argomenti relativi alla RIF stopà, su cui ho visto e ho letto il tutto e il contrario di tutto. Allora, prima cosa, drenaggi. Ne ho visti mettere 4 retromuscolari sottocutanei, voi li utilizzate? Sì, il discorso dei drenaggi sono stati molto demonizzati in sede endoaddominale, c'è tutta una politica riguardo all'ERAS, eccetera, di ridurre notevolmente, no, i drenaggi, eccetera. Io penso che in chirurgia della parete addominale invece il discorso sia soprattutto se c'è un'ampia zona di dissezione che vada comunque posto il drenaggio proprio per mantenere pulito il campo, asciutto il campo, perché inevitabilmente con ampie zone di dissezione la quantità di siero o siero ematico che può essersi è notevole. Per cui io, cioè il discorso dei drenaggi, metteteli quanti ne ritenete necessari in rapporto all'intervento e lasciarli soprattutto finché buttano, cioè non c'è nessun problema. Siamo attenti anche soprattutto con le protesi biologiche, dunque la necessità di drenarli per evitare sieromi che invece possono capitare più facilmente proprio con l'uso di queste protesi biologiche. Per cui ecco il discorso del 2, 4, 6, 8 drenaggi, senza esagerare,
4 al massimo che ho visto, ma... No, voglio dire, la filosofia, ecco, andrei controcorrente rispetto a quanto si fa in chirurgia addominale, in cui sembra un peccato, sembra un'offesa al paziente mentre un drenaggio ormai. In chirurgia parietale direi che ci vogliono i drenaggi, che vanno lasciati il tempo necessario per una guarigione. Seconda domanda, nella RIS, fissazione della protesi, anche lì ho visto di tutto, punti, tac, graffette varie, eccetera. Voi come, che cosa utilizzate di solito? Dunque, una volta si usa, se guardiamo le figure, i disegni iniziali della RIS, vediamo una marea di punti trapassanti la parete addominale col famoso ago di Reverdin, però erano altri tempi, questi punti di fissaggio transparietali possono dar dolore, per cui se possibile sono da evitare. Direi che così, per dare delle indicazioni, dopo logicamente ogni caso va adattato. Se è una riparazione xifo pubica, è obbligatoria ed è fondamentale la fissazione della protesi da una parte al processo xifoideo e sotto al pube, come ho fatto vedere anche dalle diapositive. Dopo io penso che due punti laterali fissati direttamente alla fascia con l'ausilio della colla permetta comunque dei buoni risultati. Sui punti transfissi transparietali starei un po' attento, perché appunto possono determinare del dolore postoperatorio. Il consiglio che vi posso dare: non usate mai dei fili non riassorbibili, usate sempre dei fili riassorbibili, che vi possono dare eventualmente la possibilità col tempo che il dolore possa risolversi. Io direi queste linee guida, cioè quando in RIVS ci sono, diciamo, al massimo 6 punti di ancoraggio strumentale, questo è sufficiente. L'uso di tac, robe varie, direi che io proprio li abbandonerei, perché non prima di tutto non hanno una zona di appoggio anatomica sufficiente per garantire una stabilità. Secondo, abbiamo visto che anche la laparoscopia sono a volte foriere di guai. Dopo sugli addomini, sta avendo anche molto successo adesso, ma non parliamo di addomi complessi, ma di addomi di laparoceli. Ricordiamo che anche l'uso delle protesi autofissanti può essere molto interessante come sviluppo. Terza domanda, sottocute e cute, qualche accorgimento particolare? Si fa il sottocute, non si fa? Anche qui ne ho sentite... Ma io l'ho sempre fatto il sottocute, penso che isolare il più possibile la protesi, allontanare il più possibile la protesi dalla superficie sia un obiettivo fondamentale. Logicamente non faccio tantissimi punti di sottocute, perché a mio avviso ischemizzano un pochettino la regione, però un riavvicinamento mediano evita, a mio avviso, una diastasi cutanea nel postoperatorio, che possono sempre essere foriere di infezioni postoperatorie e addirittura a livello protesico. Okay. Il problema è di stare bene attenti, di risparmiare la cute, cioè di avere una cute trofica da suturare. Scusa, posso aggiungere qualcosa? Visto che tu hai esaurientemente spiegato l'argomento, però volevo precisare alcuni aspetti. Partiamo dalla profondità, partiamo dalla protesi. Allora, la tecnica di RIV è la tecnica di RIV. Poi, se uno dice ne sento di tutti i colori, vuol dire che c'è qualcuno che non fa la tecnica di RIV, ma fa una tecnica sua, una variazione. Questo, credetemi, un po' di ortodossia ci vuole nella chirurgia. Quindi la tecnica di RIV è quella. Poi, se ci sono delle piccole variazioni, si possono anche comprendere, ma è quella. Quindi non ci sono dissonanze in una maniera o in un'altra. La protesi va messa nello spazio retromuscolare dalla regione xifoide, possibilmente retroxifoide, per arrivare al pube. Per quanto riguarda il sistema di fissazione, il professor Stoppà e anche più recentemente, come si chiamava il francese che è stato cassiere della European Hernia Society, Jean Palot, diceva che i punti fanno bene perché mettono in tensione la protesi, la tensione sulla protesi facilita
il processo di guarigione e integrazione. Peccato che loro probabilmente i pazienti li vedano poco nel post-operatorio, perché quando io passavo con l'ago di Reverdin, come hanno segnato a me e a Gabriele, il dolore post-operatorio era importante, tant'è vero che nella mia esperienza 3 pazienti sono andati nelle cure antalgiche dagli anestesisti e io poi uno li ho rioperato per la rimozione di un granuloma, probabilmente un punto di sutura. I punti transfasciali che diceva Stoppà andavano bene negli anni 60. Oggi, dal punto di vista sintomatologico, sono dei setoni che noi mettiamo nel trattamento delle fistole e quindi ogni volta che c'è un aumento della pressione addominale il paziente sente male. Se poi intrappola un nervo, abbiamo fatto bingo. Quindi fissare la protesi, personalmente consiglio di fissarla a livello, vi dico la mia metodica, di fissarla all'oxifoide e naturalmente al Cooper inferiormente. Per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, della componente laterale di fissazione, dipende, perché se la protesi deve rivestire uno spazio, diciamo, relativo, nel senso che non è un laparoscelli di quelli mega, io posso tranquillamente utilizzare una ProGrip, cioè una protesi autofissante, in quanto che l'adesione non è focalizzata su soltanto pochi punti, cioè l'escomposizione delle linee di forza è distribuita su tutta la protesi, quindi da un punto di vista fisico la protesi autofissante col tipo appunto della ProGrip rispetto ad altri che poi perdono l'effetto collante, è indubbio, è notevolmente vantaggioso, non ha bisogno di altri sistemi di fissazione. Se invece devi riparare un laparoscele molto ampio, quindi uno di quelli mega che si è visto, allora devi fare 4 punti di fissazione. Oltre a quelli detti, anche 2 laterali transfasciali che puoi fare con l'ago di Reverdin oppure con un endo close, utilizzando materiali a lento riassorbimento, polidiossannone sostanzialmente. E ti suggerisco, e vi suggerisco a tutti quelli che ascoltano, un piccolo trucchetto. Per far sentire meno male al paziente, dovete prendere un pezzetto di protesi, piccolo così, proprio un pledget. Fate passare i 2 capi del filo che arriva alla protesi a tutto spessore e annodateci sopra il filo. Quindi i 2 fili escano, voi mettete sopra il pledget e poi legate e lo infilate nel sottocute fino alla poneurosi dell'obliquo esterno. In questa maniera il filo non va ad agire su un punto ma su una superficie maggiore e non taglia, quindi il dolore post-operatorio è nettamente inferiore. Quindi 2 punti laterali, proprio sulla parte laterale, fra l'arcata costale e la spiniglia anterosuperiore. Questo per ancorare le protesi di grosse dimensioni. Poi, sottocute. Il sottocute va fatto, anche senza esagerare, ma va là obliterato ogni spazio morto. Questo riduce il rischio di ematomi e di sieromi e quindi di complicanze del sito chirurgico. Perché gli americani hanno un sacco di problemi di infezioni del sito chirurgico? Perché loro per scuola non fanno il sottocute. Invece noi lo dobbiamo fare, stando attenti a non esagerare, perché ha detto bene Gabriele, se non so se va incontro al problema di ischemia del tessuto adiposo. Drenaggi, io di solito metto 2 retromuscolari preprotesici, nel sottocute non metto drenaggi perché metto a tutti i pazienti la prevena, con risultati eccellenti. Costa di più, è vero, ma sapete quanto costa una complicanza? Ve l'ha fatto vedere il professor Bozzetti. Devo dire che dopo, quando si fate una component separation, la protesi viene spinta talmente in profondità lateralmente che tutto sommato non servono punti di fissazione laterali. Io invece uso molto a mettere dei punti direttamente fra le fibre, diciamo, del trasverso e la protesi sottostante. Questo mi dà anche un certo reinserimento del trasverso nella protesi sottostante e mi aumenta la stabilità protesica, che comunque con una component separation ampia, una protesi da 40-50 cm, si raggiunge da di per sé con la pressione endoaddominale questo effetto di stabilità. Quei punti laterali, sa come si chiamano, Gabriele, quelli che dicevo io? Si chiamano punti ipnotici, non servono un cazzo, scusate il francesismo, però dormo più tranquillo la sera. Grazie. Bene, direi che abbiamo esaurito tutte le relazioni, spero anche le curiosità
non ci sono più mani alzate, qualcuno anche ha iniziato ad andarsene. Io devo ringraziare per Luigi, Gabriele, Francesco e anche Riccardo Terrosi, che è sempre super come regia di nascosto, sembra di no, è un grandissimo rompiscatole, ma è veramente bravo. E Gabriele, chiudete voi, direi. Bah, spero che sia stato interessante. Ci vediamo a un appuntamento a tutti per venerdì prossimo per i casi clinici. Alle ore? Come? Alle ore? A che ora è? Alle 16? È perfetto. Sapevo, per fortuna mi ha suggerito Pierluigi perché ero impreparato. Ecco, ci rivediamo venerdì, vediamo di calare nel pratico quello che abbiamo un po' discusso oggi in senso teorico. E come abbiamo detto, aspettiamo proprio dei casi clinici proposti da voi, perché allora è proprio un confronto diretto sul campo di quello che si deve fare. Direi Beh, che possiamo chiudere grazie a tutti, e ringraziamo a venerdì prossimo. Bene.